amano cose normali, cose che capitano. Due persone si amano senza motivi, diciamo così, logici, e poi le stesse persone si lasciano senza motivi, diciamo così, logici. Quando succedono queste cose, la perdita è paragonabile ad un lutto vero e proprio. Solo col tempo subentra quella che gli psicoanalisti chiamano elaborazione del lutto, e tutto passa. È solo questione di tempo. Sono cose che capitano. Solo che Valentino non aveva previsto che potesse capitare proprio a lui. Paola si chiamava, ed ha lasciato Valentino dall'oggi al domani. Le parole che ha usato sono le solite, quelle che usiamo tutti quanti noi, maschietti e femminucce, in questo valzer di sentimenti. Un giorno la bella Paola si presenta e dice: non mi sento più sicura. Ed eccolo adesso Valentino, alla faccia di tutti quanti noi, e fa quello che facciamo tutti quanti noi. Non esce da casa e non vede nessuno da 22 giorni, ed è ridotto come tutti ci si riduce. Per dei motivi, diciamo così, logici. Valentino, dimmi Paola, Paoluccia, gioia della mia vita. Valentino, devo dirti una cosa. Che cosa, tesoro? Valentino, non mi sento più sicura. E vabbè, Paola, puttetin. Ma chi se l'ha chiesta mai sta sicurezza, Paoluccia? Usciamo, andiamo al bar, al ristorante, Valentino. Dimmi, gioia della mia vita, lo sai perché non mi sento più sicura? Perché tu sei cambiato, tu non sei più quello di prima. La colpa è tua. Mia, Paoluccia? Ma come, Paola, tu mi lasci e la colpa è mia, tesoro? Non si dicono queste cose, in genere non si dicono. Perché se tu le dici a qualche fesso che quello ci crede e si colpevolizza, quello comincia a bere, non esce da casa, non ha il coraggio di dirlo agli amici. Non le devi dire queste cose, in genere, Paola, in genere non le devi dire. Perché a me lo puoi dire tranquillamente, tanto io la cosa la supero, te lo giuro, guarda, manco mi fa né caldo né freddo. Che è un labirinto. Pronto? Ehi, ciao, Salvo! Com'è? Tutto a posto? Io, sì, sono a casa casualmente, sì. Mi hai cercato e non mi hai trovato? No, così, sono... Sì, no, tutto a posto, Salvo. Lo sai da quando ho lasciato Paola? Perché te l'ho detto che l'ho lasciata io, vero? Esatto. Da quando ho lasciato Paola la mia vita proprio è cambiata completamente, Salvo, sì. Non ti dico le femmine che frequento in questo periodo, Salvo, sì. Una va e una viene, ogni sera, sono messe a turno, capito, Salvo? Vabbè, ti saluto che c'ho che mi suonano. Eh? Mi hai cercato e non mi hai trovato, Salvo? È perché ogni sera sono andato in discoteca, Salvo, sì, sì. Ieri sera, per esempio, sono andato in una discoteca che, proprio, dovevi esserci, Salvo, femmine, 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 che mancavi solo tu, mancavi. No, come femmina, come mai? Sì. Va bene, Salvo, dai, ti saluto, che mi citofonano. Eh? Cosa? Devi venire dove, Salvo? Qua da me, non puoi venire, Salvo. No, compa, lo so di che cosa mi devi parlare, Salvo. No, di Marcella, sono problemi fra te e Marcella, non ci voglio entrare. No, Salvo, sono anni che mi dici che la devi lasciare e non la lasci mai, Salvo, per cui è inutile. Non me la sento stasera di sentire questa cosa, Salvo. Non puoi venire, Salvo, non... anche perché sto uscendo. Scusa un minuto, Salvo, che mi stanno citofonando, aspetta un minuto. Pronto? Ehi, Salvo, puoi aspettare un attimo che sono al telefono con una persona? Sì, sì. Pronto, Salvo? Sì, no, compa, lo so, ma non può essere, compa, non mi va di sentire sempre le stesse cose, Salvo, anche perché non sono a casa. No, scusa un minuto, Salvo, scusa un minuto, amorria, vero, però. Pronto, Salvo, ti avevo detto un minuto, se ti metti a citofonare, ma che domande fai? Certo che sono a casa, se mi citofoni sono a casa, ma com'è, rincoglionito, vero? Pronto, Salvo, non puoi venire, ascolta, aspetta un minuto, Salvo, aspetta un minuto, aspetta, Salvo, ti avevo detto, Salvo, 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 ma che fai, mi telefoni e mi citofoni contemporaneamente, compa? Ah, certo, c'hai due orecchie, non ci avevo fatto caso ancora, Salvo, vabbè, sali, compa, sali, 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 sali. Thank you.
certo! È aperto! Era aperto! Ma io non ce la faccio più, c'ho l'esaurimento nervoso, con Marcella non ce la faccio più. Dammi un bicchiere d'acqua che me la sono fatta a corsa. Non ce n'è acqua in questa casa, non ce n'è. E dove siamo? Ad Agrigento siamo? Un acqua. Non ce n'è, un acqua, non ce n'è. Di là, in cucina ce l'ha. Non ce la faccio più, ma che fa, scherziamo? Siamo arrivati al limite. Ma siamo arrivati al limite, sai? Ho sopportato finché ho potuto. Io ho sopportato finché ho potuto, però non ce la faccio più. All'inizio è stata una bella storia, amore. Ti dirò, all'inizio è stata una bella storia, però ora basta. Prima ce n'è un'altra. Prima di che? Prima di dire ora basta, ce n'è un'altra. Sicuro? Certo. Non sopporto che io torno a casa. No. Leo? Le ore passano e io rimango. Leo? La so, la fidanzata è mia, la so. Le ho provate tutte, ma ora vai. Ma io non ce la faccio più a sentirti dire sempre le stesse cose. Io non ce la faccio più, hai capito? Io vedo a te che sei tornato ad essere libero e voglio tornare ad essere libero pure io. Ma lo senti che bella questa parola? Libero! Ma tu sei libero! Ma quando mai? Ma è prepotente, deve essere tutto come dice lei, tutto. Mia, lei di qua amore, stasera vado a giocare a calcetto. E mi dice va bene. Lei di qua amore, mi sono iscritto ad un torneo di piscina e mi dice va bene. Le dico amore, parto a Cuba con gli amici per un addio al celibato, torno fra 10 anni e mi dice va bene. Poi solo perché la domenica voglio vedere i gol del Palermo, ma succede il finimondo, è prepotente, deve essere tutto come dice lei, tutto, non la sopporto più. Sei semplicemente ridicolo. Certo, ridi, tanto tu ormai che cosa fai qua? Fai il singolo da 20 giorni. 22. Ah, tieni pure il conto. Sì, signore. Quindi 22 femmine diverse. Qualcuna in più perché qualcuna è in nero. Guarda, guarda, non gli dà neanche il tempo di togliersi l'etichetta, guarda! Perché io le femmine le prendo di prima mano, hai capito? €1,50 soprattutto di primo prezzo a quello che vedo. Pure le mamme che vengono a prendere le figlie, pure! È stata un'occasione. L'occasione fa l'uomo porco qua. E comunque un po' smettila e rimani fidanzato. Ascolta quello che ti dico io. Ascolta. Io l'ho capito perché non fai altro che dirmi di rimanere fidanzato. Tu hai paura che se io vengo nella tua foresta di femmine per te è finita. Ma smettila, Salvo, che Marcella è una brava ragazza e tu lo sai. E che c'entra questa cosa? C'entra. Ma perché la tua ex Paola non era pure una brava ragazza? Eppure l'hai lasciata da un giorno all'altro con una cattiveria che io ho detto, oh ma questo Valentino è... L'ho lasciata perché uno le cose quando le deve fare, o le fa bene o non le fa per niente, hai capito? Ci sono andato e gliel'ho detto. Non mi sento più sicura. Sicuro? Perché? Che ho detto? Sicura? Che sei femmina tu? Se ti avessi lasciato lei potevi dire sicura. Ma siccome l'hai lasciata tu? Oh, ma l'hai lasciata tu, eh? Certo, Salvo! Allora devi dire sicuro. Te la posso dire una cosa? Se per caso mi avesse lasciato lei avrebbe usato le stesse identiche parole. Non lo so. Lo so io, compa, fidati. Sentiamo, compa, che Paola non è una donna cinica. Paola non era una donna cinica. Non era, perché lo è diventata. Ah, sì? Lo sai perché? Perché l'amore è egoismo. Bravo. L'amore è che ognuno deve pensare a se stessi, compa. Io ormai penso a me stesso, lo vedi? E sono felice. Lo so, compa, ti invidio, tu sì che stai felice, ma anche la sera che l'hai lasciata, compa, ma ti ricordi hai pianto di felicità fino alle 6 del mattino. Mamma mia, che pianti che ti facevi, ma com'eri felice? Boh. Oh, a proposito, l'hai notato questo fatto che da quando hai lasciato Paola non si è fatta più né vedere né sentire, eh? Non l'avevo notato. E tu come, che spiegazione dai a questo comportamento, secondo te? Non lo so, perché? Secondo me, guarda, ci ho pensato, secondo me Paola questo fatto che è sparita ha dimostrato di essere una donna matura. Paola ha dimostrato tutta la sua maturità, infatti l'ho vista e gliel'ho detto. Quando l'hai vista? A Paola? Ma chi sarai stato? 4-5 giorni fa.
E com'era? La dovevi vedere, tranquilla, sorridente, truccata, minigonna. Era con 3-4 ragazzi, io l'ho detto, brava Paola, brava. Chiodo, schiaccia, chiodo, vai, esci, frequenta gente diversa, te ne vai al ristorante, in discoteca, in un pub. Alla fine acchiappino qualunque, ti infili in una camera d'albergo e succede... Oh! Ma che c'entra la camera d'albergo, Salvo? Ma che sei geloso di Paola? No. E allora perché questa reazione? Perché siccome che Paola deve sopportare la tragedia che è stata lasciata da una persona splendida come me, vabbè, se tu in più le metti premura, lei si fa prendere dalla premura, prende uno qualunque, se lo mette accanto, sbaglia e la fai sbagliare tu. Io per te ne frega. Vabbè, me ne frega, ma Salvo. Che te ne frega, vabbè, tu sei egoista. Vabbè, io sono egoista, ma un briciolo di altruismo lasciamelo, Salvo. Tu sei egoista. Sono egoista. Egoista. Io sono egoista, sì. Salvo. Io sono egoista, me ne devo dare una ragione. Bravo. Io sono freddo. Sì. Io sono squallido. Sì. Io sono determinato. Tu sei un pezzo di merda. Esatto, Salvo. Ricordami che sono un pezzo di merda. Ci penso io, sono gli amici a che servono. Però per favore, compa, non le mettere premura. Va bene, dai, dopo questa sera non farò più niente. Che significa dopo questa sera? No, stasera un mio amico voleva uscire con Paola e mi ha chiesto il suo numero di telefono. E tu gliel'hai dato? Certo, sennò come uscivano? Hai sbagliato. No, quello giusto io ho dato. Hai sbagliato. Ho controllato 3 volte. Hai sbagliato. Ho fatto uno squillo di prova. Hai sbagliato. L'ho accompagnato sotto casa. Hai sbagliato. Perché non si dà il numero di telefono di uno sconosciuto? Non si dà il numero di telefono. C'è la legge sulla privacy in Italia. Oh. Compa, tu rischi la galera. Tu peggio di Al Capone ti finisce, te lo dico io. Ma quale sconosciuto? Quello è un mio amico. Sì, vabbè, ma amico quanto voi non si fanno queste cose, sai? Oh, è un mio amico, un mio carissimo amico. Proprio siamo amici di famiglia, dai. Mio padre e sua madre si frequentavano, uscivano insieme, siamo come fratelli, ci somigliamo pure, no? Un bravo ragazzo. Metti che è la volta buona che Paolo ha conosciuto un bravo ragazzo e si fidanza. Alla fine, se non si fidanza, si infilano in una camera d'albergo e succede. Ma la vuoi smettere con questa camera d'albergo? Vabbè, non mi interessa. Ma vuoi che sei venuto qua per parlare di Paola? Ah, no. Oh, devi parlare di Marcella. Bravo. E allora parla di Marcella, l'amico di famiglia. Ma io non ce la faccio più, io voglio diventare come te, una persona egoista, fredda, squallida, determinata, un pezzo di merda. Ma tu sei un pezzo di merda, sai? Ma mi devi credere, sai? Tu dici così per farmi piacere, ma no. Io lo so. No, ma io te lo dico perché ho le prove, compa. Sì. Tu c'hai proprio la faccia del pezzo di merda, Salvo. C'hai proprio il fisico del pezzo di merda. C'hai persino gli amici di famiglia che sono dei pezzi di merda, compa. Speriamo. Per cui fai il pezzo di merda fino alla fine, te ne vai da questa porta e da questa casa, che qui c'è gente che soffre veramente. Vattene, fammi sta cortesia. La lasci, quello che vuoi fare. Basta che te ne vai. No, ma ci ho pensato, non mi conviene lasciarla. Che significa non ti conviene? Perché l'amore che è? Convenienza? No, ma io la conosco, capace che io la lascio e lei piglia e si rifidanza con un altro. Che intuizione geniale, Salvo. Ci ho ragionato un paio di giorni. Ma perché, scusa, ma non è normale? Ma che mi deve fare uscire pazzo stasera? Ma perché non è normale che una persona quando si lascia si rifidanza con una? Ma perché se tu ti lasci non ti rifidanzi con un'altra? Ma che c'entra? È diverso, io sono un uomo. E che significa? Ma perché mi vorresti dire che ancora tu alla tua età non conosci le regole dell'amore? Ma perché ci sono regole nell'amore? Ma come vivi così alla Carlona vivi? La prima regola dell'amore dice che l'uomo può lasciare, la donna no. Mai? Raramente c'è qualche donna che va dall'uomo e gli dice: senti, ti devo parlare. A quel punto l'uomo previene e risponde: io ti lascio, così rispetta la regola. La seconda regola, che deriva direttamente dalla prima, è che quindi chi lascia si può rifidanzare, chi viene lasciata purtroppo no. Me la spieghi meglio questa regola, che non l'ho capito, scusa. No, ma facci per logica, se io la lascio è perché non la amo più, è giusto, quindi moralmente e soprattutto fisicamente mi posso rifidanzare. Invece lei che non mi lascia, che significa che ancora mi ama e quindi non si può rifidanzare. Se la matematica non è un'opinione. Ah, quindi secondo la tua teoria
Lei si dovrebbe vestire di nero appena tu la lasci, si dovrebbe chiudere a chiave a casa e per tutta la vita piangere il suo amato Salvo. Ma la regola questa è! Questa regola l'hai messa tu! Ma qualcuno la deve mettere, non è che possiamo vivere nel disordine ora! Ma Tu di una persona non vuoi l'amore. No? No, tu vuoi il possesso. Il possesso. Il possesso, il possesso. Andate, il possesso. Il possesso. La nuda proprietà. Ma lo vedi, ma lo vedi che sei un pezzo di merda? Sì, ma forse a livello di talento, però non ho la capacità espressiva che hai tu. E allora non ce l'avere, Salvo, non ce l'avere, rimane fidanzato, che tra l'altro si vede che la ami, Salvo, è mai possibile che io ho un amico e parteggia pure per lei? Allora, io non parteggio per nessuno, no, Salvo. No, tu parteggi tu per lei. Tu sei tu che la ami, No, io la voglio lasciare, se la voglio lasciare è perché ho le mie motivazioni. Motivazioni? E che motivazioni c'hai? Non mi sento più sicuro. Ma me la spieghi questa frase? Certo, quando uno non si sente più sicuro. Che cosa significa questa frase? Non mi sento più sicuro, che cosa significa? A voi tutta questa sicurezza? Chi ve l'ha chiesta? C'è qualcuno che ha alzato la mano e ha detto voglio un po' di sicurezza? Non la questa frase non mi sento più sicuro io! Mi fa impazzire, ma non la capisco! Come si scrive non mi sento più sicuro? Come si scrive? Può essere che per un problema di scrittura che io questa frase non la capisco! Come si scrive? Maiuscolo, minuscolo, entri in Word! Che tipo di scrittura usi? Tocca a te completare la battuta, se no non posso andare. Volete rimanere insicuri? Rimanete insicuri! Ma almeno rimaniamo fidanzati! Se non te la dicevo non potevi andare avanti. Io e tu! Senti, papà, fammi sta cortesia. Papà, fammi sta cortesia. Mi hai convinto, papà, mi hai convinto. Lasciala. Ma come lasciala? Lo sai perché? Perché mi hai convinto. Non ci avevo fatto mai caso. Marcella è una persona squallida. Tu non l'hai mai sopportata. È dal primo giorno che la conosci che mi lavori ai fianchi per farmela lasciare. Ma lei l'ha capito. Ma che ti immagini che è stupida? Infatti lei non vorrebbe che io venissi qua se io vengo soltanto per l'amicizia che nutrivo nei tuoi confronti. E questo ti dovevo dire. Ma lo vedi come sono dibattuto, lo vedi? Ma certo, sa, perché fondamentalmente tu la ami, sì, sa, ti devi rassegnare. Hai ragione, io la amo, però esco fuori, e ci sono decine di femmine, centinaia di femmine, ma fuori c'è una foresta di femmine. E tu lo sai, compa, io sono cacciatore, sono. Ma tu lo sai, io non c'ho più la criniera per mutazione genetica, ma io sono il re della foresta, compa. Io c'ho ancora gli artigli. Io ogni mattina mi sveglio e taglio il limo, taglio il limo, taglio il limo. Ora di questo leone che cosa è rimasto? Un gatto che si nutre di frittelle, questo è rimasto. Posso chiedere una cosa? Ma chi c'entrano le frittelle in questo ragionamento? Ma che mi devi fare impazzire le frittelle? C'entrano, papà, c'entrano. Quella donna cucina centinaia di migliaia di quintali di frittelle ogni giorno. Io sono un portatore sano di frittelle. Ma scherziamo. Frittelle, ogni giorno frittelle. Ma io l'ho capito perché lei cucina le frittelle. Lei cucina le frittelle così le altre donne sentono la puzza della frittura e non si avvicinano. I cani per segnare il territorio pisciano. Lei cucina. Poi ti posso dire una cosa, compa, sinceramente la posso dire una cosa, a me non mi interessa, compa, la storia è finita, proprio ce l'hanno tutti davanti agli occhi, se ne sono accorti tutti in comitiva, tutti, compa, ormai noi siamo al capolinea, proprio siamo alla frutta, anzi siamo al capolinea che ci mangiamo la frutta, questa è la verità. Marcella non è più la stessa, lei è cambiata, la colpa è sua. Ma me la spieghi questa frase?
Ma che significa la colpa è sua? Ma perché dovete dare sempre la colpa agli altri? Che se poi l'altro ci crede si colpevolizza. E se uno si colpevolizza non esce più da casa, comincia a bere, non ha il coraggio di dirlo agli amici. La colpa non è mai né dell'uno né dell'altro. Comunque non mi sento più sicuro come prima scelta. Vabbè, fammi sta cortesia. Lasciala, ti aiuterò io. Bravo, capito? Io sono il re della foresta. Tu sei l'imperatore, sai. L'unica cosa che io ti chiedo com'è che Marcello non deve soffrire come Paola, che io l'ho vista, Paola è felice. Ma come fai a dire che Paola è felice? Ma si vedeva. Che si vedeva? Magari soffre dentro. Si sarebbe visto, c'aveva una scollatura fino a qua, dai. Che gliel'ho detto, caro mio, io gliel'ho detto. Brava Paola, chiodo schiaccia chiodo, pigli uno qualunque, ti infili in una camera d'albergo e succede. Ma che fai, l'albergatore fai? Ma che mi dovete fare impazzire? Ma poi non sei tu, ma non sei tu che mi hai detto che la regola è che chi viene lasciata non si può rifidanzare. In questo caso Paola non si può rifidanzare. Ma perché devi essere così? Tu me l'hai detta poco fa sta regola. Che c'entra? Le regole sono fatte per essere abbattute. Vai oltre, sei all'antica, mi sembra di parlare con Buttiglione, io non lo so. L'unica cosa che ti chiedo, ma per favore, non le mettere premura, che sennò potrebbe sbagliare. Una donna quando ha premura fa fesserie. Fammi sta cortesia. Questo sì. Invece un uomo quando ha premura fa le cose più giuste della vita. Ah. Sì, questo sì, certo. Effettivamente certo che potrebbe sbagliare. Se già non ha sbagliato. Che secondo me ha sbagliato a uscire con questo tizio stasera. Ma come tizio, Salvo? Tizio. Cioè, poco fa mi hai detto che era un amico di famiglia tuo, intimo. Amico? Ma io lo conosco, ma l'ho incontrato al bar 2 minuti, un cretino. Cosa di dargli gli schiaffi a 2 fino a quando non diventavano dispari, amico. E tu? E tu fai uscire Paola con un cretino, Salvo? Ma queste cose che si fanno sono? Vabbè, ma Paola sa quello che fa, dai. Non ho capito. Dico, Paola sa quello che fa. E a chi la stai dicendo questa frase? A chi la devo dire? Non fa a te. Siamo io e tu, a chi la devo dire? Sei tu che è da mezz'ora che mi dai del voi. Cioè, quindi tu questa frase... Quindi tu fermi questa frase? Paola sa quello che fa? La stai dicendo a me? Io che me la devo dire da solo? Paola sa quello che fa? Che faccio, mi chiamo? Ma perché? Ma perché? Ma perché secondo te? Secondo voi? Qui c'è uno che vuole sapere cosa fa Paola e cosa non fa Paola. Non mi interessa quello che fa Paola, non mi interessa. Ma lo so. Non mi interessa perché io ormai dall'amore sono guarito. Bravo. Io non ho bisogno di nessuno. Così. Io ormai sono entrato nella foresta di nuovo. Io ormai le femmine le butto. Dimmi dove, mamma, dimmi dove. Che io invece non ce la faccio più. Io non ce la faccio più. L'unica cosa che ti chiedo, per favore, è che non so che cosa vuoi che ti dica. Non lo so, ma tu mi devi aiutare. Ma io ho bisogno di un aiuto. Tu sono venuto. Mamma, il telefono, ma come vengo qua per parlare? Fai un minuto. Mia madre. Tua madre. Pronto? Ehi, ciao mamma. No, tutto a posto, mamma. Mamma, finitela di preoccuparvi di me perché sto benissimo, mamma. La prova oggi sono scesa a 6 vali un bel giorno, per cui ti dico così. Va bene, mamma? Ti saluto, ma ci sentiamo dopo, mi chiami, guarda che mi chiami troppo spesso però, va bene? C'ho 36 anni, ciao mamma. Eh? Non ho capito. No, ma aspetta, non ho capito questa frase. No, mamma, ora... No, ora non chiudi, mamma. No, mamma, ora non chiudi, me la devi spiegare questa frase, mamma. Ma che mi dovete fare impazzire tutti con queste frasi fatte, mamma. No, ma perché c'è? No, ora me la devi spiegare questa frase, mamma. Che significa? Che significa, figlio mio, meglio ora che no dopo, mamma? Ma perché se sta tragedia non succedeva mai, non era meglio per tutti, mamma? Ma che vi arrivano le frasi a fascicoli? Vi arrivano, mamma? Ma perché, mamma? Ma perché voi genitori avete sempre una frase fatta per ogni tipo di situazione? Perché ce l'avete pronta? Mamma, ti devo salutare che ci ho persone a casa, va bene? Ciao mamma, ciao. Per te mi chiamo ogni 5 minuti, va bene mamma? Ciao, ciao. Mamma,
prima di richiamare, aspetta che chiudo perché sennò trovi occupato. Era mia madre, che proprio, cioè, da quando ha saputo che io ho lasciato Paola, un po' mi devi credere, proprio si è messa, me non mi dà proprio spazio, il fiato, lo sai, come sono le mamme? Mammifere! Come sono le mamme? Vertebrate! Le mamme! Una sola! Le passaparola! Le mamme come sono? Come sono? Che tu gli porti una femmina a casa e loro subito... Allattano! Si affezionano! Si affezionano, lo sapevo, con là, si affezionano, eh! È che da casa sembra facile, poi uno arriva qua, caro mio, l'emozione... Ora continuamente che mi dice ma perché non ti rimetti con Paola, ma perché non ti rimetti con Paola, ma ma se io a Paola non la voglio più. Ma che ne sanno le mamme che noi siamo cacciatori, ma che ne sanno? Che ne sanno che noi tagliamo e limiamo. Bravo, solo tu mi puoi capire, ma per questo io sono venuto ad abbeverarmi alla fonte del sapere. Ma che si fa per lasciare una donna? Che devo fare per lasciare Marcella che non ce la faccio più, ma non ce la faccio più. Giustamente sei venuto nel posto più giusto che esista al mondo. Allora, dimmi maestro. Tu vuoi lasciare Marcella? Sì. Prima regola, cattiveria. Sì. Cattiveria, sì. Cattiveria. Tradiscila con la sua migliore amica. Ma che cosa sei diventato? Ma che cosa sei diventato? Tu sei una macchina da sesso. Sex machine! Tu non sei più il mio amico Valentino. Il corpo è di Valentino, ma tu sei posseduto da Rocco Siffredi. Esci da lì, Rocco! Ma questo era il Valentino che io conoscevo. Questo è... Dai, scusami, sa. È che la foresta mi ha incattivito di nuovo. Hai ragione, un po' esagerato. Direi. Marcella non se lo merita. No, non me lo merito io, l'amica sua è bruttissima, dai! Me. E allora, Salvo, devi avere il coraggio di andarci e di trovare le parole giuste per lasciarla. Ma quali parole? Non esistono, ci ho provato, qualunque cosa gli dica, già lei ha la risposta pronta, se non ha la risposta si mette a piangere, se piange io non resisto. E invece tu devi resistere, perché si sa che a mettersi insieme con una persona, che è facile, il problema è lasciarla. Bravo, io la dovevo lasciare prima di prenderla, come gli americani, una lasciatina preventiva dovevo fare. Tu adesso ci vai, cattivo, severo, come soltanto io ti posso insegnare, ascolta, la guardi negli occhi e gli dici queste parole. Dunque, cara, sì. Cara, hai scritto cara? Scritto. Cara, tutte cose finiscono e tra noi è finita. Ma tu mi avevi detto che non sarebbe mai finita. Vuol dire che mi sbagliavo. Ma tu mi dicevi fidati di me, allora ho sbagliato a fidarmi di te. Vabbè, cominciamo di nuovo, che sto sudando senza motivo. È finta che davanti a te c'è Paola. Lascia stare Paola in albergo, lasciala stare come si vuole. Tu ci vai e ci dici, cara, sì. Non tutte cose finiscono, così lei si rassicura e poi gli arriva la mazzata, ma alcune cose finiscono. Hai ragione, Pugolo, è finita la farina per le frittelle. Ti fai chiamare Pugolo? Ormai ho fatto un passo avanti, prima mi chiamava Caccolina, mi chiamava, dai! O so io quello che ho sofferto, dai! Dai, che arrivavo in banca, è arrivato Caccolina, è finita la mattina, mamma, lacrime di sangue ho pianto, venivano in pellegrinaggio da me. E allora voi, invece di dare la colpa agli altri, ti assumi la responsabilità tu, ci vai e ci dici le cose cambiano, mi dispiace, ti devo lasciare, Salvo. Non ci vedremo mai più. Non ci vedremo mai più perché le cose cambiano. E io come faccio? Ma scusami, ma tu devi trovare la forza per lasciare. Devi avere la forza, devi trovare dentro te stesso un uomo più forte di te. Non basta, come dobbiamo essere 5, 6, 4 la tengono e 2 di santa ragione, se no io non me ne libero. E allora che cosa vuoi che fa? Non lo so, ma io ci uso un minuto. Mamma, di nuovo al telefono, ora ci vado io da tua madre magari. Non c'è bisogno di andarci tu. Pronto? Ehi, Marcella. Marcella? Marcella. Qua.
Non ci sono. Dice che non c'è. Eh? No, no, Marcello. No, no, sono solo, sì, puoi parlare. Sono solo, Marcello. Parlo piano per non farmi sentire da me stesso, che... Eh? Certo, ma... Dimmi tutto. Marcello. Ma che mi dovete fare impazzire, Marcella? Ma che significa questa frase, Marcella? Ma chi ve l'ha chiesta mai sta sicurezza, Marcella? Ma che mi dovete fare? No, Marcello, no, nessuno. Tu non ti preoccupare, tu non devi avere problemi. Che siete fatti a domino che appena cade una cadete tutte, Marcella? Vabbè, Marcello, ti saluto, vabbè. Appena lo vedo glielo dico io, va bene? Ciao, Marcello, ciao, ciao. Cos'è che voleva, Marcella? Ma che voleva, Marcellina? Ti ha dimenticato qualche cosa da mangiare? La devo passare a prendere io? E lei ce l'ha per vizio. Sai quante volte io torno a casa e mi dice: è finita la farina per le frittelle. E io scendo e la vado a comprare. Poi mi dice: è finito il lievito per le frittelle. Io scendo e lo vado a comprare. Poi mi dice: è finito l'olio per le frittelle. Io ci dico: andiamo a mangiare fuori, non c'è niente a casa. In questo caso dico: Marcellina, che cosa vuole? Niente, sa. Che deve volere? Stavo molto preoccupato. Niente, solo... Ma tu hai una faccia preoccupata, mi hai fatto preoccupare a me. No, sa, è soltanto che... È la faccia di quello che deve dare brutte notizie. No, soltanto che Marcella... Eh? Ha aperto la credenza. E ha notato che sei finito tu. Quindi se puoi scenderti a comprarti da qualche parte. Ma che stai dicendo, compadre? Ma dove mi trovo di turno io? Salvo, mi ha detto Marcella che ti vuole lasciare. Ma che sei? Mi ha detto pure che per i prossimi 15-20 giorni è meglio che non ti fai né vedere né sentire. Ma che sei? Mi ha detto Marcello? Pure che le dispiace, quindi dal punto di vista formale non è aggradibile. E vabbè, poi non ha detto nient'altro. Certo, non mi sento più sicura. Chiamano cose normali, cose che capitano. Una persona desidera una cosa, senza motivi diciamo così logici, e poi la stessa persona, ottenuta quella cosa, se ne pente, senza motivi diciamo così logici. Quando succedono queste cose, ti dici: era quello che volevo. Ma perché questo peso allo stomaco? A quel punto non ha più importanza chi ha lasciato chi. Il fatto è che adesso Marcella non c'è più. Sono cose che capitano. Solo che Salvo non aveva previsto che potesse capitare proprio a lui. Ed eccolo adesso Salvo ha la faccia di tutti noi. Per dei motivi diciamo così logici.
E vabbè, compà. E perché fai quella faccia ora? Faccia, che faccia faccio? Soltanto che pure io mi ero affezionato a Marcella, questi. E lo so, ma tu devi fare come me. Devi reagire. Lo vedi io? Mi sento un altro. Infatti si vede, non fa. Hai pure cambiato colorito già. Ora per me comincia tutta una nuova vita. Abbiamo appuntamenti questa sera? Sì, Salvo. C'è una giapponesina che ogni sera mi citofona. La faccio salire, se vi piace, siamo tutti insieme. Bravo, compà, falla salire. Bravo, mi piacciono le giapponesi. Solo che comincio col sushi, basta fritture, che il fegato si riposa. Poi sono belle le giapponesi. Delicate. Piccole. Occupano poco spazio. Puoi stare fidanzato con una giapponese in un monolocale e non incontrarla per mesi. Un mio amico era fidanzato con una giapponese. Stavano rientrando a casa, non se ne è accorto, l'ha calpestato. L'ha cercata per giorni dentro casa. L'ha ritrovata tra la B e la E di benvenuti. No. Vieni qua, finisci. Peccato. Peccato, peccato. Una storia finita così, su due piedi. Certo, vieni. Dai, avanti. Quante saranno le giapponesi nel mondo, compa? Quante saranno? Non lo so, sa, quante saranno? Non lo so, sinceramente. Non lo so, non lo so. Ma milioni, sa. Milioni. Ah. Milioni di giapponesine. Piccole e laboriose. Lo sai che ogni giapponesina può spostare fino a 30 volte il peso del suo corpo? Infatti per lo più le impiegano nei traslochi. E poi me ne voglio andare in Brasile. Bravo! Le brasiliane. Bravo, comincia a reagire, comincia a reagire. In Brasile, vai in Brasile, che in Brasile ci sono un sacco di femmine, compa. Te lo dico so. Perché ci sono passato. E vabbè, gli do la seconda mano. E poi francesi, tedesche, russe, spagnole, lituane. Tutte me le voglio fare, compa, tutte. Tutte quelle che sono rimaste, compa, perché già un bel po' me le sono fatte io. Di là c'ho il mappamondo chiazzato. Dove vedi la chiazza vuol dire che ci sono stato io. Certo mi dispiace per Marcella. Così si chiamava, vero? Sì, sì, così si chiamava. E lei cosa, Mariella? Come Marcella. Era? Marcella. Non ti preoccupare, Marcella. Completamente. Sì, certo. Lei cosa, dico, com'era quando ti ha detto questa cosa al telefono? Non è che è facile dire certe cose. Certo. Come doveva essere? Triste? Triste no, ma felice sì. Vabbè, una felicità triste. Tipo Samba Patì. E certo, ma certo che deve essere triste. Fa scherzi. Guarda che lei era affezionata a me, sai? Guarda che lei era molto attaccata a me.
Lei la botta la sta sentendo, sai? Guarda, Salvo, io di questo sono sicuro. Che la botta, lei, minchia se la sta sentendo. Io no, io ho avuto un colpo di culo, sai? Che non so se te l'ho mai detto, ma io già ero un po' che pensavo di lasciarla. Sì, negli ultimi anni me l'hai accennato. Tanto che l'unico terrore che ho è che magari lei adesso dice così, lo lascio, però magari tra un paio di giorni pia e ci ripensa. Chi ci ripensa? Ma chi ci ripensa? No, no. Da questo punto di vista stai tranquillo. Meno male, meno male, grazie. Ma, che se, ma ti pare che le donne sono come noi maschietti, che siamo dei buffoni, che lasciamo, prendiamo, lasciamo, prendiamo. Oh, le donne quando prendono una decisione, quella è la regola del chiodo schiaccia chiodo, l'hanno inventata loro. Marcella già sarà in una camera d'albergo, chissà che cosa. Ma fatti i fatti tuoi! Ma che fai il tour operator? Ma che sei geloso? Ma che io geloso di Gabriele! Marcella! Marcella, Marcella! Ma lo vedi che ormai proprio l'ho rimossa completamente, va! Io c'ho il terrore che la incontro per strada e non la riconosco, pensa come sto! Chissà quante volte ho incontrato per strada io Paola e manco l'ho riconosciuta, perciò. Meno male che c'ho le foto a casa, ora ci scrivo riconoscerla, vivo o morto a riconoscerla. Certo. Però l'unica cosa è capire perché. Perché? Perché? Vabbè, così a livello statistico, eh. Non è che... Metti che mi incontro la vita in diretta, so cosa gli devo dire. Mi hai detto due persone si amano, poi si lasciano. Valla a capire perché si lasciano. Oh, valla a capire perché si mettono insieme, Salvo, quello è il problema. Ma io lo sapevo perché la stavo lasciando, ricordatelo, io lo sapevo. Non è che lo sapevi preciso, preciso, preciso. Vabbè, però girandoci attorno prima o poi avrei indovinato il motivo, caro mio. Lo so, sa. Ma no, così... No, così come ha fatto lei, da un minuto all'altro si alza, piglia e mi dice è finita. Ma che ti pare che come se così si fa giusto? Ma lei mi doveva chiamare 5 giorni fa, mi doveva dire senti, io ho intenzione di lasciarti, va bene 3-4 giorni una settimana, ma no, così tutta assieme. Ma che è preavviso, sa, ma che dici? Ma che fa scherziamo? Ma smettila. Ma scherziamo? Ma poi fammi capire una cosa, mamma, telefona a te per lasciare a me? Telefona a te per lasciare a me? Ma perché che sei stata fidanzata con te, sei stata fidanzata con me? Onestamente? Ha sbagliato. Ha sbagliato, è vero? Ha ragione. Ha sbagliato. Lei doveva telefonare a te. Ma. Dopo tutti questi anni doveva telefonare a te. Ma telefona a te per lasciare a me. Si è rivelata una persona non corretta. No, si è rivelata una persona squallida, come a sua madre. Tale madre, tale figlia. Per questo io combattevo la madre. Ho sbagliato pure io a rispondere al telefono. Ah, ma a te ti arriva il numero, non è che ti arriva il motivo della chiamata. Che sbagliato. Ma poi stai scherzando? Ti trompa. Si è divorzato, la cosa è squallida. Una persona mamma. Squallida, mamma. Posso dire una cosa, mamma? Meglio così, meglio così. No, ti dirò di più, Salvo. Meglio ora che non dopo, bravo, Salvo. Bravo. Ma poi stai scherzando. Ti sei salvato per un pelo. Ma me la stavo sposando, mi sono salvato sull'altare. Sull'altare, così. Dovresti essere felice. Guarda, mamma. Dentro di me c'è una festa. Non ti invito perché non c'è spazio, ma sono contentissimo. Ma scherzi. Mamma mia. Sì. Ma così. Ma che si scherza? Eppure che venisse ora e mi dicesse, sai, ci ho ripensato, le direi no, cara mia, no, ora mi è rimasta una settimana libera dopo le eschimesi. Bravo, le direi. Bravo, ma è fastidio. Però la motivazione la voglio sapere, io la motivazione la voglio sapere. La motivazione, non è che deve esserci per forza una motivazione. Ah, no, ora uno dopo 5 anni piglia e se ne va così, senza dare una motivazione. Ma perché tu non lo stavi facendo? Vabbè, che c'entra, che c'entra, che c'entra, ma perché hai sempre queste domande, che c'entra? È diverso, è diverso, io sono un uomo. E che significa? La regola dice ma che l'uomo c'è è un aggiornamento, poi te lo mando. Ma lei una motivazione me la deve dare però. Lei non ti deve niente, sa, la cosa bella in amore è questa, che te non ti deve più niente. Non c'è, tu devi fare finta che Marcella non c'è più. Ah, certo, ora Marcella è morta. Che c'era prima? Ora Marcella è morta. Non è morta, ma è come se fosse morta. Infatti, in questi casi si dice proprio che uno deve elaborare il lutto, perché è come se fosse morta Marcella. Con una lo so che non è morta, c'è una differenza. E certo, perché una persona che muore, muore per tutti. Invece, Marcella è morta per te, per quelli dell'albergo comincia a essere viva. Ora io agli amici che cosa gli dico? Che mi ha lasciato lei?
Perché io? Che male c'è a dire agli amici che uno è stato lasciato? Cortesia, ma poi cominciano, poveretto, poveretta, a me tutte queste cose non mi piacciono, pietismo, a me mi dà fastidio. No, Salvo, tu non lo stai facendo per quello, tu non hai pietismo che hai paura di dirlo agli amici, te hai orgoglio, perché io lo so. Tu non è che non vuoi dire agli amici per pietismo, avevo l'orgoglio, ma tu così, ma così vittima dell'orgoglio sei, ma così piccolo sei, ma veramente a sta delusione mi devi dare, ma così piccolo sei. Mi infilo sotto le porte, non mi vedi? È il problema di dirlo agli amici, il problema di dirlo all'amico, provinciale. Ah, gli amici capiranno, comunque se il tuo problema è questo, vai dagli amici e, che ne so, inventi una scusa, la prima cosa che mi viene in mente, che ne so, gli dici che sei stato tu a lasciare a lei. Che pare che non si veda quando uno viene lasciato. No, non si vede. Non si vede. Qualcuno non lo vede. Ah, ma solo un cretino non lo vedrebbe, dai. Vuol dire che sono stato fortunato, sai. Che cosa? A lasciare Paola, dico. Ah, fortunato, bravo. Anche se tu, in un ragionamento, non fai. Tu non stai capendo bene com'è la situazione. Tu stai sottovalutando le femmine. Tu sei un ingenuo. Perché tu, in questo momento, che cosa stai pensando? Stai pensando che lei ti ha lasciato perché non ti ama più. Vero? Bravo il mio ingenuotto. Non è così. Tu sottovaluti le donne che hanno una cosa che noi maschietti manco ce la sogniamo, il sesto senso. Fidati di me che sono tornato nella foresta. Tu in questo momento pensi che lei ti ha lasciato perché non ti ama più, invece no, la cosa è più perfida. Lei non è che ti ha lasciato perché non ti ama più, lei ti ha lasciato perché ha letto nei tuoi occhi che tu la stavi lasciando. E allora che cosa ha fatto la femminuccia? Ti ha anticipato, ti ha rubato l'idea. Perché l'idea di lasciarla era tua. Mia. Io avevo avuto questa idea. Ma lo vedi, ma lo vedi come sono? C'ho le idee ma non riesco a sfruttarle, no. Lo vedi come sono, papà? No. Ah no, papà, ora ti faccio vedere io, ora ti faccio vedere io, questa è la volta che ti faccio vedere io. Ora, papà, ora la chiamo e le dico che lei si deve rimettere con me, così poi io la lascio. No, no, se tu vuoi avere la soddisfazione da maschietto di essere tu a lasciare lei, devi essere più cattivo, più perfido, come soltanto io ti posso insegnare, grazie alla foresta. Tu la devi chiamare. Chiamala, fai finta che non ti ho detto niente, la devi fare ritornare con te e tu poi la lasci. Ma per farla tornare con te devi seguire il mio consiglio. Chiamala, fai finta che io non ti ho detto niente, le dici picciolina mia, caccolina mia, come la vuoi chiamare. Ma poi per farla tornare con te le devi dire una cosa che tutte le donne ci cascano, non ce n'è una che resiste. Le devi dire: ti amo. Lei si rimette con me? E tu poi la lasci? Certo. Certo, certo che la lascio, io la lascissimo, non la lascio. Va. Prego. Ma che le dico, ti amo così a volto scoperto? Ma ah, dai, non fare il solito, vai! Non lo dico a nessuno che hai detto ti amo alla tua fidanzata, dai! Dai, non glielo dico mai. Non glielo dici mai, non esagerare ora, dai. Ma sì, io l'ho detto l'ultima volta 5 anni fa, quando ci siamo messi insieme. Cioè, tu hai detto a lei 5 anni fa, ti amo, e poi non gliel'hai detto più. Oh, se cambio idea l'avviso io, non è che posso ripetere ogni giorno sempre le stesse cose io, va, va. Allora, tu vieni a mangiare a casa mia ogni giorno, io ogni giorno ti do l'indirizzo, se cambio casa ti avviso. Va. Ma che c'entra, Salvo? Va. Ma io, che ogni giorno le stesse cose. Ma Salvo, ma che c'entra? Ma lo sai che le donne sono diverse da noi, che non ci capiremo mai per questo motivo, le donne sono diverse, le donne pretendono affetto, pretendono le coccole, pretendono fedeltà, sono Salvo. Assurde le femmine, sono rimaste mammifere, Che ne sanno che noi siamo cacciatori, tagliamo e limiamo, c'ho tutto il piede smussato, che ne sanno? Tu, io portavo la 42, c'ho la 38. Chiamala, è il momento giusto, chiamala.
Mamma. Come sto? Così come sto? Dai. Dai. Pronto? Ciao! Marcella. Marcella, ciao. Ciao. Come? Così, ti ho chiamato così. No, vabbè, lo so che non è che lo faccio mai, però così io non ti posso chiamare. No, te lo giuro così, non è che ti devo chiedere. Così, Marcella, ti ho chiamato così. Così, camminavo, ho visto una friggitoria e t'ho pensato. Sì, ho detto, fammela chiamare che è un sacco di tempo che non le dico... Che ti amo. Non le dico... Mi manchi? No, ti amo. Perché le donne fanno la differenza fra ti amo... Ti voglio bene e mi manchi. Sbagli risposta e sei fottuto. Ti volevo dire che mi manchi e che ti... Mi amo. Volevo dire che mi manchi e che ti... Volevo dire che mi manchi e che ti... E che tu... E che tu... Che ti amo! Che l'hai detto? Ti sembrava un rutto, compa. Come? Come? Anche tu mi ami. No, lo sapevo, lo sapevo. E lo so, me lo dice tutti i giorni. Sembra le stesse cose ogni giorno. E lo so, tutta la vita con me. Lo so. Sì. Ah, mi fa piacere. Fa piacere che hai cambiato idea. Rispetto a che cosa? Rispetto alla telefonata che hai fatto poco fa a Valentino. Che significa tu non chiami Valentino al telefono da più di un mese? E allora chi è che l'ha chiamato secondo te? Tu non ne sai niente? Giuro. E allora chi è che l'ha chiamato? Cacciatore, cacciatore, e taglia il lime, taglia il lime, cacciatore, pum. Lo so io, niente, uno scherzo che ti volevamo fare, va bene, ti saluto, ciao Marcello, ciao, va bene, frittelle, fai quello che ti pare, per cortesia, ciao, ciao. Cacciatore, pum. Allora, cacciatore, che cosa abbiamo stasera, francesi, tedeschi e svedesi, cacciatore? Ti è collata la foresta sotto i piedi, cacciatore, la ami o non la ami? Vattene da questa casa, che qua c'è gente che soffre. E infatti avevo sentito io questa puzza entrando. Di che cosa? Del pezzo di merda che non sei altro. Tu fai schifo, capito? Tu sei una persona egoista e squallida. Il mio problema non è lei, il mio problema sei tu. Io prima di lasciarmi con lei mi devo lasciare con te. Io domani ti riporto tutti i regali che mi hai fatto. Mi fai schifo, sei tu il problema. Il problema siete voi. Siete voi che lasciate, che prendete la foresta e la prateria e il talebano che non sei altro. Il problema siete voi. Ma quanti siamo? Siamo tanti, Salvo, siamo tanti e diciamo tutti le stesse cose. Ma fai schifo, sì, fai sì, schifo. Sì. Una persona come te deve rimanere sola, deve rimanere. E una persona come te meriterebbe di rimanere sola. Vabbè, fai lo scaltro, sì. Cambia la femmina ogni sera, tanto io l'ho capito che da quando hai lasciato Paola... È stata Paola che ha lasciato me.
Sto chiudendo, ti serve qualcosa? Allora, qua c'è gente che soffre, va? Sembri un torero a cui hanno detto che il toro sciopera. Olè! Tanto non ho bisogno né di te né di nessuno. Da solo mi basta. Ormai questo ascensore l'ho perso per un pelo, prendo il prossimo. Che? Stai bevendo? No, aspetto che si asciuga nel bicchiere. Vediamo che beve. Questo... Che ci trattiamo bene, ci trattiamo, ah! Ma questa è eccezionale, tu lo sai che io me ne intendo che faccio la collezione, questa è una delle migliori, per non dire proprio la migliore in assoluto. Ma com'è che ce l'hai? Ma questa è introvabile, io la cerco da anni, perché lo sapevo, sotto la fregavo. L'ho trovata in Spagna questa, un viaggio che abbiamo fatto con Paola. L'abbiamo comprata insieme. Che certe volte c'è una bottiglia quanti ricordi può contenere. Ce la dovevamo bere pure insieme, poi le cose cambiano. Pazienza. E poi ce ne sono di migliori, eh? Non è che... Cioè, questo è buono, buono. Non è che... Che annata è? Ah, un'annata pessima, un'annata... Un mio amico è morto con questa annata. Che ti tieni sta bottiglia? Buttala, buttala, che... Sai, questa bottiglia è inutile, tu... La bottiglia... Ma che fai, ti siedi? Eh? Ti stai sedendo? E che faccio? Mi piego a caso mentre cammino, secondo te? Allora, i patti sono che ti siedi, ma non cominciamo col pietismo, con che mi devi fare ridere per forza di svagare, perché non ho bisogno. Ma completamente, un po'. Tu solo devi buttare questa bottiglia. E la butto se mi fa di buttarla, se bottiglia. No, non ti preoccupare. Te ne fai, la bottiglia. Ma ti attacchiamo una bottiglia. Esci fuori. Sai quante bottiglie ci sono? Poi c'è una foresta di bottiglie. Uno comincia con un bicchierino, poi tutta la bottiglia. L'importante è uscire. E io non esco. E non usciamo. La macchina poi l'hai fatta riparare? Eh? La macchina, dico, poi l'hai fatta riparare? Cioè, ma che me ne frega a me della macchina, compa? Ma che me ne frega della macchina? Ma... E che dobbiamo parlare per forza? E poi ho speso un sacco di soldi e manco ho risolto il problema. Con Paolo? La macchina, dico. Cioè, dice che c'è il tubicino, dove c'è, per esempio, dove... C'è che tu metti la benzina, c'è il tubicino che arriva dove deve arrivare e c'è a quanto pare una cosa che si è formata là. Chiama 300 euro e manco mi ha risolto il problema, brutto. E che significa il tubicino a sciozzatura? Non è una sciozzatura, non intendo completamente. Non... Ma può essere che è una cosa del carburatore, l'hanno gliel'ho fatto detto, pulire. Gliel'ho detto. E l'hanno pulito. Mi dice che l'ha pulito, ma 300 euro secondo me l'ha pulito, però dice che così. Secondo me il problema è un altro, non è tanto il carburatore, perché il carburatore, da come è fatto il carburatore. Non è che ci vuole niente a pulire, lo possiamo smontare pure noi. Però se lui mi dice che il carburatore l'ha pulito, non legge la cosa. Pensate a non finire, a non finire mai. Lavoro, scuola, o che farò, tu che farai? Le mie giornate non è aperto. Mai.
Grazie. Ho portato questi, sono fiori, lo vedi? Non ci avevo fatto caso. Sono andato dal fioraio, glielo ho detto, guardi che questo per me è il mio primo funerale, non mi faccio fare brutta figura, perché io non ci sono stato mai a un funerale. I fiori sicuro buoni sono, dice sì, perché in Italia si usa portare i fiori quando uno va a un funerale. Sono piaciuti da morire, sai? Che si dice? In questi casi che si dice? Si deve dire, un po' condoglianze. Ma volevo essere più originale. E allora di il pranzo è servito, tanto è uguale, per cortesia. Condoglianze per tuo zio. Grazie. Vieni qua, Salvo. Vieni qua, Salvo. Vieni qua, Salvo. Picchi! 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 Me lo devi dire, picchi! Non si sa, non si sa. Me lo devi dire, picchi! Hai ragione, non si sa. Me lo devi dire, picchi! Me lo devi dire, picchi! Non si sa, non... Mi devi dire, picchi! Picchi! Va bene, picchi! Ah. Spero che è il mio primo funerale. Ma uno potrebbe dire tante cose in questi... Ma che serve? Ah, niente, vabbè, non le dire, lascia stare. Ma che aspettiamo, gente, aspettiamo. Amore, allargati che c'è una stanza vuota. Smettila, compa, smettila. In questi momenti bisogna stare accanto. Accanto, ma non di sopra. Fatti coraggio, Salvo. Pure tu? Pure io. Un altro po' di coraggio? Un altro po'. Più coraggio? Fatti coraggio che viene papà, porta cosine, se ne va. La verità, compa, la verità è una, che io non ci posso credere, E lo so, compa, e lo so. Non ci posso credere. E lo so, e da stamattina, compa, mi hai fatto 600 telefonate per dirmi che non ci puoi credere, che è il tuo primo funerale, che non ci puoi credere. Hai fatto pure le telefonate anonime e domandavi di mio zio per vedere se te lo passavamo, compa, pure. Perché non ci posso credere, compa. E l'ho capito, quello che cerco di spiegarti io da stamattina... E che è stato un brutto colpo pure per noi, un fulmine a ciel sereno. Però in fin dei conti ormai eravamo rassegnati, mio zio aveva 85 anni. Il dolore è sempre quello, è il dolore. Certo, allora, ma finisce. Che c'entra? Allora. Quello che ti voglio dire è che ormai ce l'aspettavamo, mio zio ha vissuto una vita lunga e nel suo caso anche bella. Peggio quando è bella. Perché uno quando vive una vita bella poi è difficile andarsene. Certo. Se tu la vivi brutta è più facile. Certo. Lo vedi quelli del terzo mondo che vivono nella fame e negli stenti. Quando arriva la morte li trova più sereni. Ma questi del terzo mondo hanno culo e non lo sanno. Così è. Meno male che il terzo mondo sta arrivando pure qua, così ci rassereniamo pure noi. Io ancora non ci posso credere. Ma chi stai scherzando? Ma uno che cammina e che muore. E lui già cattonava negli ultimi tempi. Stai scherzando, compa, ma chi stai scherzando? Non è giusto. E com'è? Com'è che cosa? Lui, dico, com'è? Ma lui chi? Il morto, dico, com'è?
Il morto com'è? Morto. Diciamo che da 1 a 10 lui è morto 10. 9,8 10. Oscilla. Ma ti voglio svelare un segreto, visto che siamo in amicizia. Noi moriamo da generazione, ci siamo trovati sempre bene. È una vita che moriamo, compa. Ancora non ci posso credere, compa, non ci posso credere, non ci posso credere. Ma che è normale? Te lo dovrebbero dire quando nasci. Quando nasci ti dovrebbero dire, lei guardi che poi deve morire se nasce. Un avviso di garanzia. E uno decide, no così, no così. Avanti. E gli altri come sono? Gli altri chi? Gli altri vivi. Vivi, dico come bravo, sono. Bravo, ma lo vedi che se ragioni ci arrivi da solo. Da noi si usa così, il morto fa il morto e i vivi fanno i vivi. C'è la separazione delle carriere, c'è. L'ho capito! Dico l'ambiente com'è? L'ambiente è profumato, sono ubriachi e stanno ballando sulla bara. C'è la zia Gina con la chepiri, tacchia spille le nacchere che balla il flamenco sul coperchio. Lo zio Filippo gli ha messo i mortaretti nel culo, lo zio Pippo la bomba Maradona tra le cosce. Ora attacchiamo due razzi da 100 e lo spariamo dalla finestra. Mentre in volo facciamo pulle! Psh, psh, psh. Lo zio Filippo gli ha messo la bomba Maradona nel culo, compa, ma che stai scherzando, lo ma zio Filippo? Ma è possibile, secondo te, ma non lo capisci che ti piglio in giro? Tu fai domande assurde e ti do risposte assurde. Com'è il morto, come sono i vivi? Ma è possibile che quello è morto e gli altri gli ballano attorno? Ma vabbè, perché qua non si usa. Come, ma ci sono posti nel mondo che quando una persona muore gli altri ballano. Ma ci sono posti dove sì. Uno muore e gli altri gli ballano attorno. In Irlanda, l'ho visto su internet, quando una persona muore gli altri ballano. E quelle sono civiltà inferiori, com'è che ancora non le abbiamo invase, manco io lo so. Su internet, statene a casa tua, non girare. Però ti devi calmare, ti devi calmare, perché così non risolvi niente, devi elaborare il lutto, le cose cambiano, le cose passano. Smettila, devi avere il coraggio di reagire. La forza per le persone che sono rimaste, se tu questa forza non ce l'hai, ti do uno schiaffo che ti faccio vedere. Ho reagito, ho reagito. Mi hanno detto, dice, se lui è proprio a terra, lo devi, capito, un moto proprio... Cambiamo argomento per me. Ecco, bravo. E com'è morto? Com'è morto, compa? Secondo te com'è morto? 85 anni. Secondo te com'è morto? In un tranello? E hanno fatto un'imboscata all'uscita del gabinetto. Gli acari si sono appostati tra le piastrelle. Salvo, com'è morto? Non scherzare. Com'è morto? 85 anni, com'è morto? Di vecchiaia. Vabbè, ma la vecchiaia non è che è una malattia. È un alibi, prima o poi crolla, certo. Dico che la vecchiaia non è una malattia! Tu mi devi dire come è morto! Ma non ha respirato più e poi è morto! Beh, questo è quello che ti hanno detto a te, chissà che cosa c'è sotto! I servizi segreti, minimo a minimo. Allora una persona la notte si dimentica di respirare e muore. E lasci il respiratore acceso. Salvo, tu mi devi dire come è morto! Ma si è fermato il cuore, poi via tutti gli altri organi, poi ti faccio sapere l'ultimo quarto d'ora com'è andata. Te lo giuro, un rapporto. Ma devi fare sapere, perché io devo elaborare! E mi hanno spiegato che se uno le cose le capisce, non ne ha paura! Guarda, io ti capisco, ma mi fai paura ugualmente, sai? Ma com'è morto, sa? Ma com'è morto? Di vecchiaia! Ora di nuovo te lo dico, di vecchiaia! Da noi si muore solo di vecchiaia! E suo padre come l'ha presa? Ma suo padre chi? Io con te vorrei provare a ragionare. Ma suo padre chi? Mio zio c'ha 85 anni. Ma suo padre quanti anni ha? 150? Ma che è un garibaldino, Salvo, che cosa? Che cosa? Fermi, che cosa stai provando a dirmi? Una Salvo? Terribile verità! Suo padre è morto! Ma 50 anni fa è morto! Porca miseria, 50 anni! Non ci posso credere! E la mamma? Come l'ha presa la mamma? È morta! 50 anni fa, però! Un'ecatombe! Una tragedia, mamma, una famiglia distrutta, mi devi credere! Non voglio neanche provare a immaginare in che condizioni sarà la nonna! Ah, mega! E
è ridotta a uno scheletro. Se la vedi di là non ci si può parlare, sai? È ridotta a uno scheletro. Ma statele accanto. E con un suo compagno di scuola, Carlo Magno. Statele accanto. Ma poi tutte... Questa gente, ma com'è morta? Ma che succede? Ma poi un virus, un'epidemia, forse che parte il primo, ma poi non si fermano mi più. Mi devi dire come sono tutta questa gente, com'è morta, Salvo? Ma stai facendo una puntata di Porta a Porta su di noi, tu, papà? Ah. Mi devi dire come sono morti! Come sono tutta questa gente, com'è morta! Di vecchiaia, papà, di vecchiaia, da noi si muore solo di vecchiaia! E allora fatevi controllare! Tenetela sotto controllo! Uno quando sa che è soggetto a una malattia si deve tenere sotto controllo. A furia di compleanni si muore, lo dovete capire. Porca miseria. Io sono a casa mia, tutti diabetici sono. Io già a 36 anni mi faccio per controllare se c'è. Te controllati. Approfondisci i controlli però. Che alle volte uno cerca il diabete invece... Come sono morto? Tutta questa gente com'è morta? Di vecchiaia, di vecchiaia. I suoi genitori sono morti pure di vecchiaia, 50 anni fa. Ma perché? Quanti anni avevano? Mi ricordo, 70, 75, scrivi 70, nella tabellina, scrivi 70. 70? 70 anni, 70 anni. 70 anni e sono morti di vecchiaia? 70 anni e sono morti di vecchiaia. Tu poco fa mi hai detto che la vecchiaia comincia a 85 anni. Di giovinezza è morto, compadre, voglio confessare, è morto di pubertà, appena è uscito il primo pelo si è impiccato, va bene? Ma tu mi hai detto che la vecchiaia comincia a 85 anni. Oggi i suoi genitori sono morti 50 anni fa, come te la devo spiegare una cosa? 50 anni fa uno era vecchio a 70 anni, oggi nel 2007 uno a 70 anni non è vecchio, perché più si va avanti più la vita si allunga. 50 anni fa uno a 70 anni era vecchio. Oggi nel 2007 uno a 70 anni non è vecchio. Nel 2007 uno a 70 anni non può morire che ha trovato lavoro se no da 5-6 anni. Come te le devo dire le cose? Più si va avanti, più la vita si allunga. 50 anni fa si era vecchia a 70 anni. 100 anni fa si era vecchia a 65. 200 anni fa a 60. A scalare, un po'. Il piano quinquennale d'ammortamento, questo. Lo vedi, fossimo nel Medioevo, un po'. Tu alla tua età già saresti morto. Purtroppo siamo nel 2007 e sei ancora qua. Abbiamo sbagliato epoca per la nostra amicizia. Ci dovevamo conoscere tra i primitivi. 2 giorni d'amicizia e poi ero libero. Come, che cosa hai portato piuttosto da mangiare? Che siamo digiuni da 2 giorni qua. Tra una cosa e l'altra. Rosticceria non ne ho trovato. Vabbè, che hai portato? Sandwich? Ma che siamo a guardare queste cose? Non ho trovato, non ce n'erano sandwich. Cosa hai portato? Un po' pizzette? No. Arancinette? No. Rollo? No. Ravazzate? Compa, che cosa hai portato? Cannoli. Hai portato i cannoli? Cioè, mio zio è morto di là, noi siamo digiuni da 2 giorni e tu porti i cannoli! Potevi portare una cassata, che c'eri? Gliel'ho chiesta, non ne avevano cassata. Ma tu lo capisci l'ironia? Quando io ti parlo, qua ti entra te l'ironia delle mie parole. Tu fai delle cose assurde. Mio zio è morto di là da 2 giorni, noi siamo digiuni, tu ci porti i cannoli, che a noi la glicemia ci schioppa a 3000. T'ho detto, potevi portare una cassata. Non ne avevano cassata! Ma secondo te, io a digiuno mi mangio la cassata così piscio la marmellata, secondo te?
Tu puoi pisciare quello che vuoi, non sono problemi miei. Oh, ma ho capito, tu qua dentro c'hai il brodo primordiale, tu qua dentro. Tu c'hai i girini che si muovono là dentro, ma ora te ne devi andare. Ora mi hai stufato, te ne devi andare. Tappo, non no, me no, compa, te ne devi andare. Io di là morto non me ne posso si andare. Si è ripreso, sta molto meglio, no. Guarda. Come sei ripreso? Sì, si è ripreso e con sua madre e suo padre che giocano felici. Allora guarda. In caso mi fai sapere ti faccio sapere io, ci mancherebbe allora, altro. Quindi succede che uno muore e poi e si poi ritorna, cioè. Allora, tanti saluti, tanti saluti. È aperto. Ehi. Che si dice in questi casi? E non lo so, per me è la prima volta. Congratulazioni, congratulations, grazie, felicitazioni. Grazie, grazie. Ma chi te lo doveva dire? Grazie. Tu diventare papà. Vabbè. E quando te lo dicevo io, babbo, e tu non ci volevi credere. Ma tu hai la faccia da babbo. Grazie. Tu sei nato per fare il babbo. Grazie. Tu sei tutto babbo. Grazie, grazie, grazie. Tieni, tieni, questo è da parte di mia moglie per tua moglie, la neo mamma. Grazie. E questi? No. Guarda il pensiero no. Da parte di mio figlio Vincenzino. Che io ho detto al bambino, guarda che è arrivata la cuginetta. E lui, pure io il regalino, pure io. Biberon e ciuccetto. Grazie, grazie, grazie. Sono per la bambina, non li utilizzare tu, eh. Quindi gliel'hai detto a Vincenzino che è arrivata la cuginetta? Gliel'ho detto, gliel'ho detto. E lui che cosa ha detto? Mi pare un po' precoce a 6 anni. Non c'è cosa più divina che cominciare con la cugina! Mettila, sai. Ma che poi si vede che mio figlio ha preso da me, ha preso. E invece, sinceramente, io spero che mia figlia non prenda da me, perché io mi sento ansioso. Il fatto di trasmettergli sto gene di guarda, non sicuramente mi piace. Prenderà da tua moglie. D'altronde lo sai come si dice, no? Mater semper certa, pater buu. Smettila, ma scherzo, ma questo è uno scherzo classico. Quando arrivano i bambini sempre si dice ma sicuro è figlia tua, ma che non lo so che è figlia tua. Lo so pure io che è figlia mia. Di chi dovrebbe essere figlia? Mia. Sei stato sempre a casa. Appunto. Sei mancato solo quei 3 giorni 9 mesi fa. Ma il portiere sarebbe dovuto salire proprio in quei 3 giorni, non penso. Anche se c'è un film che si intitola Il portiere sale giusto in quei 3 giorni, non so se l'hai visto mai. Cala, vuoi smettere? Fammi stare. Comunque, per sicurezza, quando mio figlio Vincenzo viene a prendere la tua figlia, gli dirò di parlare pure col portiere, intanto se lo tiene buono. Mettila, Salvo, semmai io ti ho fatto chiamare perché sono ansioso. Io non so come comportarmi, io devo elaborare questa nuova situazione, questa perché non ci riesco. Ma vivi con serenità. No, Salvo, non ci riesco. Per esempio, sto leggendo tutte le riviste che riguardano e i bambini. Tutte le riviste. Ho letto Bambino Oggi. Bambino Domani? Bambino Domani. E te lo sai letto oggi? No. Devi leggere domani, bambino oggi, bambino domani, bimbi belli, bimbi, belli, oh, bimbi buoni, bimbi buoni, tutti, bimbi così così, bimbi così così, tutto quanto. Ho letto. E quindi ho letto per esempio in una rivista sì. che praticamente se una bambina non fa 100 grammi di cacca al giorno c'è qualche problema e io sarei l'uomo più felice del mondo con 100 grammi di cacca. E ne faccio 2 chili qua nel tappeto della conserva, compà. No, perché deve essere sua. E vabbè, mi attacco al seno di tua moglie e mi allatto pure, no. Io la faccio uguale. No, compà. E poi io ho pensato se la bambina piange la notte io non la sento. Ah, ma ancora la bambina è piccola, si gode che accanto a voi, ma certo che la sento. No, sai, io ho paura. Tu per esempio quando piange Vincenzino tu cosa ma fai? Ma come capi? Certe volte mi alzo io, certe volte si alza mia moglie, certe volte si alza lui e dice ma non si alza nessuno, compa, come capita? Io invece no, io ho comprato dei meccanismi infernali. Ma che sì, praticamente uno si mette nella stanzetta della bambina e uno dove dormo io, così se lei piange... Il citofono, hai visto che figlia del portiere allora, compa? Ce l'ha nel sangue, ce l'ha! Basta, compa, basta. Cambiamo argomento che è meglio perché ho capito che è meglio. Ma che divertimento che sei. Vincenzo, ma, tutto a posto? Una bellezza, ma cresce. 6 anni. 6 anni? Caro mio, il tempo vola. 6 anni. Sei anni sono passati. Ma pure a me mi sembravano 5 e mezzo, invece sono 6. Sei anni così, ma. Già 6 anni lì è arrivato. 6 anni così è altissimo. Ma che dici? 6 anni così è un gigante. Certo. Sarà un incrocio con un alano. Non lo so. 6 anni? Ti dico enorme. Considera poi: 6. Certo. 12. 12 anni.
18, a 18 anni. Si può coricare nel corridoio, perché io non è che... Poi la panza così. Bello. Lo dico eccezionale, eccezionale. E l'hai iscritta a scuola? No, io lo volevano già come bedello, lo volevo. Dice, è arrivato il bedello nuovo, ci sono mio figlio ancora deve iniziare la scuola. Cioè, ha le misure proprio da bedello, è così, con la pancia. Lui. E dove l'hai iscritta? A scuola dove l'hai iscritto? La migliore scuola del mondo. E come si chiama? La migliore scuola del mondo. E come ti trovi? Ti dirò, vabbè, nome è di fantasia, ma non è che tu se la iscrivi alla scuola Pertini, poi ci puoi trovare a Pertini dentro, giusto? No, ma dico, come ti trovi? Cioè, i professori sono bravi, i maestri, tutto a posto, le professoresse pure. Sì, sì, sì. I riscaldamenti funzionano? Sì, sì. Il tetto è fatto bene? Sì, di sopra. Dalle finestre... Le finestre funzionano, si aprono e si chiudono. Sì, dico eccezionale. Quindi riscaldano sia estate che inverno. Ma perché mi stai facendo queste domande? Perché io sono ansioso, Salvo. Io già la bambina l'ho scritta alle medie e alle superiori. Se tu mi dici sì, io la scrivo... La bambina c'ha 3 giorni e l'hai scritta alle superiori? Sì, e Salvo, dove? In via Asciuti. Ho calcolato che lei scende dal mio palazzo per correre 3 chilometri che io controllo col binocolo. Quando gira l'angolo... 3 chilometri? Che binocolo hai? Uno di 3 chilometri. Appena lei gira l'angolo c'è mia cognata col Walkman. È Bruce Willis col fucile che la segue quella da 3 chilometri. Ma smettila, Salvo. Ma lo vuoi capire che io sono ansioso? Ma veramente? Te la mando a prendere da mio figlio con la macchinina a pedali. Ma smettila, Salvo. Ma lo vuoi capire che sono ansioso, che non sono come tutti, non sono sicuro se saprò fare il papà, Salvo? Ma certo che ci riuscirai, un po' di verrà naturale, inutile che ci pensi troppo, il papà è il secondo mestiere più antico del mondo. Il secondo, perché il primo qual è? Il portiere! Ci sei cascato di nuovo. Ora basta. Michi. Ora basta. Tutto qua. Ora basta? Ora basta. Che vuoi dire? Voglio dire quello che non c'è scritto nelle parole che sto dicendo. Ora basta. E allora parla manovale e spiegami quello che vuoi dire. Già parlo bene. Ora basta. Come se non l'avessi capito da quando sei arrivato. Per ora basta. Che cosa vuoi dire? Vincenzino di qua. Vincenzino di là, tieni quel regalo di Vincenzino per la bambina, Vincenzino è alto così, già potrebbe fare il bidello, se ci sono interessi nei confronti di mia figlia Rossella, è bene che parli chiaro. Ah sì, ma perché se un domani... Eccolo. Mio figlio Vincenzino dovesse avere intenzioni nei confronti di tua figlia Rossella, tu ti opporresti? Certo che mi opporrei. Ah sì? E perché? Perché sei un cretino, tu e tuo figlio Vincenzino, non c'è cretino che ti giri. Un cretino mio figlio Vincenzino. Tu e tua moglie dovreste baciare per terra dove cammina mio figlio. Ma chi ve lo doveva dare a voi un genero avvocato? Oh, Vincenzino avvocato! Avvocato, avvocato! Mio figlio l'ho iscritto all'università, lo mando in America mio figlio. No, già. Ti prego, la fuga del cervelletto all'estero, ti prego. Vabbè, sfotti, ma tanto vedi che mio figlio avrà femmine meravigliose, non come a tua figlia. Qua. Oh, prima di parlare male della dottoressa, sciacquati la bocca, hai capito? La dottoressa non sa neanche come si fa un'iniezione, che l'ho vista a tua figlia di là, mangia e dorme tutto il giorno, non vuole fare niente, non vuole fare. Ma tanto l'abbiamo capito io e mia moglie. Avete fatto la femminuccia perché puntate alle nostre proprietà. No, proprietà, un box c'hai. Ma so palcato però, eh. E comunque ti voglio rassicurare. Vedi che al figlio di mio figlio Vincenzino, Salvatore, non mancherà mai nulla. Aspetta, aspetta, com'è che si chiamerebbe il figlio di mia figlia? Salvatore come a suo nonno. Io non permetterò mai che il figlio di mia figlia si chiami Salvatore come te, che sei un cretino. Oh, vedi che quello è sangue del mio sangue, sai, non ti permette. E sai. Non lo so, perché l'hai detto tu, l'hai detto tu. Pater incertum, mater... Soccolam. Tieni qua, prenditi questi regali e glieli riporti a casa. Portali a Vincenzino, hai capito? Tieni qua. E gli dici a Vincenzino che questi regali non sono graditi. Dici a Vincenzino pure che non si fa più né vedere né sentire.
perché mia figlia si frequenta con un altro. E dove l'hai incontrato? In un'ecografia. Me l'avevano detto che l'avevano vista lì, ma non ci volevo credere io. E allora ti faccio presente che girano foto di tua figlia nuda con solo il cordone ombelicale attorno. Va bene. Questa è quindi la tua decisione? Sì, signore. Mi stai ridando i regali? Certo. Ci vuoi ripensare? No. Mi vuoi ridare i biberon e ti tieni il ciuccetto? O mi ridai il ciuccetto e ti tieni il biberon? Posso chiedere l'aiuto da casa? Basta che non è la casa del portiere che già l'aiuto te l'ha dato. Va bene. Se questa è la tua ultima decisione, sì, signora, io l'accetto. Accettala. Ricordati però quello che stai facendo. Ricordati che mi hai ridato il ciuccetto. Ma non te ne pentire un giorno. Perché ricordati che un ciuccetto è per sempre! Entra. Avanti, entra. Entra, lo so che se la entra. Come fai a sapere? L'uscita è di qua, là c'è il gabinetto. Gli architetti sbagliano. I gabinetti si mettono accanto all'uscita. Meno lo spiritoso. Quante volte uno dice vado in bagno e esco? Devo attraversare tutta la casa. Avanti, compa, che dobbiamo fare? Sono ragazzi, se si amano, che ci possiamo fare noi? Che dobbiamo fare all'antica, la fuitina dobbiamo fare? Ancora dobbiamo essere quelle di 50 anni fa, è giusto, un pure le nostre famiglie si conoscono. Un accordo lo dobbiamo trovare. Bravo, compa, d'altronde è così, compa, loro crescono e noi invecchiamo. Chiedete un attimo. Allora, ci dobbiamo mettere d'accordo per il matrimonio. Chi è che paga il matrimonio? Chi ha la figlia più brutta, cioè tu. Allora, innanzitutto... No, è tua figlia, basta. Praticamente siamo arrivati alla fine dello spettacolo. Come avete... Non me l'aspettavate. Non me l'aspettavate. Prima o poi alla fine... Vabbè, perché ormai andare. C'era qualcuno che stava telefonando e dice questo è sequestro di persone. No, invece no. E come avrete notato, noi abbiamo, per quelli più attenti, noi abbiamo parlato di in questo spettacolo di amore, sì, di morte e di nascita. Ve ne eravate accorti? Dal nostro punto di vista, cioè secondo noi però abbiamo conosciuto una persona che dal nostro punto di vista racchiude tutte e tre le cose di cui abbiamo parlato questa Lui. Sera. Ed è per questo che stasera ve lo vogliamo presentare e ve ne vogliamo parlare. Presentiamo. Cominciamo. Dalle nostre parti quando si vuole bene ad una persona, ma bene veramente, la si chiama zio, don. Quando gli vuoi bene in maniera particolare e gli porti un rispetto enorme, padrino. In siciliano, parri. A noi è capitato di volere molto bene ad una persona e anche se non era un parente, per noi era lo zio Pino. Zio Pino era una persona assolutamente normale, non era né bello né brutto, né alto né basso. Aveva le orecchie un po' a sventola, però aveva un sorriso. Ha un sorriso! Rideva sempre, anche quando non c'era niente da ridere, lui rideva. Tant'è che noi glielo dicevamo, zio Pino, ma che minchia ci ridi? E lui rideva. Zio Pino non beveva, non fumava, non bestemmiava, non diceva parolacce, però aveva un difetto. Zio Pino amava. Zio Pino era un professionista dell'amore. Non aveva mogli, ma amava quelle degli altri. Non aveva figli, ma tutti sapevano che ce n'erano un sacco sparsi per la città. Insomma, zio Pino era malato d'amore e col tempo si era aggravato. Più amava,
e più voleva amare. Da questo punto di vista era diventato inaffidabile. Ma la cosa incredibile è che più era inaffidabile, più veniva amato da tutti. Da tutti, pensate, addirittura i mariti. Andavano a casa di zio Pino e gli dicevano: zio Pino, io devo partire, a casa mia c'è mia moglie, potrebbe venire ad amare un poco mia moglie. E lui entrava con la scusa della moglie e zitto zitto, piano piano, amava tutta la famiglia. Noi glielo dicevamo: zio Pino, si dia una calmata con tutto questo amore, perché sennò a lei finisce male. Ma lui niente, era cocciuto. Zio Pino era un amatore cronico. Era amante dell'amore. Amava, amava. Era un amante, amatore, innamorato dell'amore. Zio Pino, quando noi gli dicevamo di amare un poco di meno, lui ci rispondeva: Picciotti, ma ci sono così tanti tipi di amore al mondo che non sapendo quale scegliere, li ho presi tutti. L'amore per il padre, per la madre, per i figli, per i fratelli, per le sorelle, per se stessi. L'amore per se stessi, Picciotti, il peggiore di tutti. Beh, vero, vero, vero. Non c'è peggio di un uomo che ama se stesso. Un amico mio, fatto vero? Un amico mio stava tutto il santo giorno davanti allo specchio. Si guardava e si diceva: ma quanto sono bello, ma quanto sono bravo. Che io gliel'ho detto: Silvio, tu così t'ammali. Zio Pino, invece, era di tutt'altra pasta. Zio Pino era amante, ma amato da tutti. E ce ne siamo resi conto al suo funerale. Minchia quanta gente. Minchia funerale. Minchia pianti. Meraviglioso. Funerale bellissimo, eccezionale. A parte qualcuno che era lì solo per il piacere di farsi vedere. Ma no, vabbè, dai, questo diciamolo seriamente. C'era un sacco di gente perché zio Pino era sinceramente amato da tutti. Per carità, pure per quello lo so. Ma c'era anche un sacco di gente forse per il modo come se n'è andato. Perché quando una persona muore di vecchiaia, piano piano ci si abitua all'idea, si elabora il famoso lutto. Quando una persona muore per una malattia, anche lì purtroppo, ma piano piano ci si abitua all'idea, si elabora il famoso lutto. Ma quando uno muore come morto zio Pino, non ti dai pace. Sta rientrando a casa zio Pino. È già davanti al suo portone. Pensate, addirittura già ha infilato la chiave nel portone. Un tizio, a volto scoperto e con una pistola, si avvicina e dice: parre, questa è una rapina. Zio Pino sorride, lo ama e risponde: me l'aspettavo. E si gira di nuovo verso il portone. Il tizio con la pistola, signori, punta alla nuca e preme il grilletto. Il grilletto provoca la combustione. Il grilletto provoca la combustione. Il grilletto provoca. Il grilletto provoca. Il grilletto provoca la combustione delle polveri che generano i gas e consentono l'espulsione del proiettile. Il proiettile si muove nello spazio seguendo una linea parabolica. E il proiettile si muove nello spazio seguendo una linea parabolica che comincia dalla bocca della pistola e termina al suolo. Ma dopo centinaia, centinaia, centinaia e centinaia di metri. Ma se tu hai il culo di trovarti nel mezzo. A quel punto padre Pino Puglisi cade a terra. In un attimo la notizia fa il giro di Brancaccio. Tutti i suoi fratelli, tutte le sue sorelle, tutti accorrono increduli. E non era mai successo. Un prete morto perché predicando l'amore stava disturbando la mafia. Ma pure lui, ma pure lui, sapendo che aveva tutta questa passione per l'amore, se ne andava in giro a nuca scoperta. E dire che noi gliel'avevamo detto, Zio Pino, si dia una calmata con tutto questo amore, altrimenti a lei finisce male. Ma lui era cocciuto. Molti dicono che lui sia morto e che noi dobbiamo elaborare il famoso lutto. Ma noi che lo conoscevamo sappiamo che non si tratta di morte, ma di parto. Di parto, perché si può nascere in tanti modi. C'è un parto naturale, il parto cesareo, il parto in acqua e poi c'è un parto per uccisione. E noi che in vita non avevamo mai, mai capito fino in fondo che cosa provasse zio Pino quando amava, adesso ci ritroviamo contagiati ad amare persino quel tizio con la pistola che, poveretto, poveretto, senza saperlo, lo ha fatto nascere. Perché
c'è un parto cesareo, poi c'è quello in acqua, poi c'è quello naturale, e poi ce n'è uno per uccisione. C'è un parto cesareo in acqua, naturale, per uccisione. C'è un parto cesareo in acqua, poi c'è quello naturale, naturale. Grazie, di casa. Grazie. E Picone. Grazie. Got a lot of things that I respect. You got a lot of things I won't neglect. Got the cutest little smile I can give up. Yeah, my baby's got the style. She's my sweet buttercup. 'Cause you bring out the dog in me. Amore, gli altri balla. E quelle sono civiltà inferiori. Com'è che ancora non le abbiamo invase? Manco io lo so. Su internet, statene a casa tua, non girare. Però ti devi calmare, ti devi calmare perché così non risolvi niente, ti devi elaborare il lutto, le cose cambiano, le cose passano, smettila, devi avere il coraggio di reagire, la forza per le persone che sono rimaste, se tu questa forza non ce l'hai, ti do uno schiaffo che ti faccio vedere. Ho reagito. Mi hanno detto, dice, se lui è proprio a terra lo devi, capito, un moto proprio... Cambiamo argomento per me. Ecco, bravo. E com'è morto? Com'è morto, compa? Secondo te com'è morto? 85 anni. Secondo te com'è morto? In un tranello? E hanno fatto un'imboscata all'uscita del gabinetto. Gli acari si sono appostati tra le piastrelle, compa. Salvo, com'è morto? Non scherzare. Com'è morto? Ho 85 anni, com'è morto? Di vecchiaia. Vabbè, ma la vecchiaia non è che è una malattia. È un alibi, prima o poi crolla, certo. Dico che la vecchiaia non è una malattia. Tu mi devi dire com'è morto. Ma non ha respirato più e poi è morto. Beh, questo è quello che ti hanno detto a te. Chissà che cosa c'è sotto. I servizi segreti, minimo meno. Allora una persona la notte si dimentica di respirare e muore. Lasci il respiratore acceso. Salvo, tu mi devi dire com'è morto. Ma si è fermato il cuore, poi via tutti gli altri organi. Poi ti faccio sapere l'ultimo quarto d'ora com'è andata. Te lo giuro, un rapporto. Me lo devi fare sapere, perché io devo elaborare. E mi hanno spiegato che se uno le cose le capisce, non ne ha paura. Guarda, io te capisco, ma mi fai paura ugualmente, sai. Ma com'è morto, sa? Ma com'è morto? Di vecchiaia! Ora di nuovo te lo dico, di vecchiaia! Da noi si muore solo di vecchiaia!
E suo padre come l'ha presa? Papà, ma suo padre chi? Io con te vorrei provare a ragionare. Ma suo padre chi? Mio zio c'ha 85 anni. Ma suo padre quanti anni ha? 150. Ma che è un garibaldino, eh? Salvo, che cosa... Che cosa... Fermi, che cosa stai provando a dirmi? Una Salvo? Terribile verità. Suo padre è morto. Ma 50 anni fa è morto. Porca miseria, 50 anni. Non ci posso credere. E la mamma? Come l'ha presa la mamma? È morta! 50 anni fa, però! Un'ecatombe! Una tragedia, mamma, una famiglia distrutta, mi devi credere! Non voglio neanche provare a immaginare in che condizioni sarà la nonna! Ah, mega! È ridotta uno scheletro, se la vedi di là non ci si può parlare, sai? È ridotta uno scheletro! Mamma, statele accanto! E con un suo compagno di scuola, Carlo Magno! Statele accanto! Mamma, ma poi tutte... Questa gente, ma com'è morta? Ma che succede? Ma poi un virus, un'epidemia, forse che parte il primo, ma poi non si fermano mi più. Mi devi dire come sono tutta questa gente, com'è morta, Salvo? Ma stai facendo una puntata di Porta a Porta su di noi, tu, papà? Ah, mi devi dire come sono morti! Come sono tutta questa gente, com'è morta? Di vecchiaia, papà, di vecchiaia, da noi si muore solo di vecchiaia! E allora fatevi controllare! Tenetela sotto controllo! Uno quando sa che è soggetto a una malattia si deve tenere sotto controllo. Amen. A furia di compleanni si muore, lo dovete capire. Porca miseria. Io sono a casa mia, tutti diabetici sono. Io già a 36 anni mi faccio per controllare se c'è. Te controllati. Approfondisci i controlli però. Che alle volte uno cerca il diabete invece... Ah, ma come sono morto? Tutta questa gente come è morta? Di vecchiaia, papà, di vecchiaia. I suoi genitori sono morti pure di vecchiaia, 50 anni fa. Ma perché? Quanti anni avevano? Mi ricordo, 70, 75, scrivi 70, nella tabellina, scrivi 70. 70? 70 anni, 70 anni. 70 anni sono morti di vecchiaia? 70 anni sono morti di vecchiaia. Tu poco fa mi hai detto che la vecchiaia comincia a 85 anni. Di giovinezza è morto, compadre, voglio confessare, è morto di pubertà, appena è uscito il primo pelo si è impiccato, va bene? Ma tu mi hai detto che la vecchiaia comincia a 85 anni. Oggi i suoi genitori sono morti 50 anni fa, come te la devo spiegare una cosa? 50 anni fa uno era vecchio a 70 anni, oggi nel 2007 uno a 70 anni non è vecchio, perché più si va avanti più la vita si allunga. 50 anni fa uno a 70 anni era vecchio. Oggi nel 2007 uno a 70 anni non è vecchio. Nel 2007 uno a 70 anni non può morire che ha trovato lavoro se no da 5-6 anni. Ah. Come te le devo dire le cose? Più si va avanti, più la vita si allunga. 50 anni fa si era vecchia a 70 anni. 100 anni fa si era vecchia a 65. 200 anni fa a 60. A scalare. A scalare, un po'. Il piano quinquennale d'ammortamento, questo. Lo vedi, fossimo nel Medioevo, un po'. Tu alla tua età già saresti morto. Purtroppo siamo nel 2007 e sei ancora qua. Abbiamo sbagliato epoca per la nostra amicizia. Ci dovevamo conoscere tra i primitivi. Due giorni d'amicizia e poi ero libero. Cavone, che cosa hai portato? Piuttosto da mangiare, che siamo digiuni da due giorni qua. Tra una cosa e l'altra. Rosticceria non ne ho trovato. Vabbè, che hai portato? Sandwich? Vabbè, siamo a guardare queste cose. Non ho trovato, non ce n'erano sandwich. Cosa hai portato? Un po' pizzette? No. Arancinette? No. Rollò? No. Ravazzate? Compa, che cosa hai portato? Cannoli. Hai portato i cannoli? Cioè, mio zio è morto di là, noi siamo digiuni da due giorni e tu porti i cannoli! Potevi portare una cassata, che c'eri? Gliel'ho chiesta, non ne avevano cassata. Ma tu lo capisci l'ironia? Quando io ti parlo, qua ti entra te l'ironia delle mie parole.
Tu fai delle cose assurde. Mio zio è morto di là da 2 giorni. Noi siamo digiuni. Tu ci porti i cannoli che a noi la glicemia ci schioppa a 3000. T'ho detto, potevi portare una cassata. Non ne avevo una cassata. Ma secondo te, io a digiuno mi mangio la cassata così piscio la marmellata, secondo te? Tu puoi pisciare quello che vuoi, non sono problemi miei. Oh, vabbè, ho capito, tu qua dentro c'hai il brodo primordiale, tu qua dentro. Tu c'hai i girini che si muovono là dentro, ma ora te ne devi andare. Ora mi hai insuffato, te ne devi andare. Non me ne devo andare. Io di là morto, non me ne posso andare. Si è ripreso, sta molto meglio, no. Guarda. Come sei ripreso? Sì, si è ripreso e con sua madre e suo padre che giocano felici. Allora guarda. In caso mi fai sapere. Ti faccio sapere io, ci mancherebbe. Allora, altro. Quindi che succede? Che uno muore e poi si poi ritorna. È aperto. Ehi. Che si dice in questi casi? E non lo so, per me è la prima volta. Congratulazioni, congratulations, grazie, felicitazioni. Grazie, grazie. Ma chi te lo doveva dire? Tu diventare papà. Vabbè. E quando te lo dicevo io, babbo, e tu non ci volevi credere. Ma tu hai la faccia da babbo. Grazie. Tu sei nato per fare il babbo. Grazie. Tu sei tutto babbo. Grazie, grazie, grazie. Tieni, questo è da parte di mia moglie per tua moglie, la neo mamma. Grazie. E questi? No. Guarda il pensiero, no. Da parte di mio figlio Vincenzino. Che io ho detto al bambino, guarda che è arrivata la cuginetta. E lui, pure io il regalino, pure io. Biberon e grazie, ciuccetto. Grazie, grazie. Sono per la bambina, non li utilizzare tu, eh. Quindi gliel'hai detto a Vincenzino che è arrivata la cuginetta? Gliel'ho detto. E lui che cosa ha detto? Mi pare un po' precoce a 6 anni. Non c'è cosa più divina che cominciare con la cugina. Metti la salva. Ormai che poi si vede che mio figlio ha preso da me, ha preso. E invece sinceramente io spero che mia figlia non prenda da me, perché io mi sento ansioso. Il fatto di trasmettergli sto gene di guarda, non sicuramente prenderà da tua moglie. D'altronde lo sai come si dice, no? Mater semper certa, pater buh. Smettila, ma scherzo, ma questo è uno scherzo classico. Quando arrivano i bambini sempre si dice, ma sicuro è figlia tua? Ma che non lo so che è figlia tua. Lo so pure io che è figlia mia. Di chi dovrebbe essere figlia? Mia. Sei stato sempre a casa. Appunto. Sei mancato solo quei 3 giorni, 9 mesi fa. Ma il portiere sarebbe dovuto salire proprio in quei 3 giorni, non penso. Anche se c'è un film che si intitola Il portiere sale giusto in quei 3 giorni, non so se l'hai visto mai. Cala, vuoi smettere? Fammi sapere. Comunque, per sicurezza, quando mio figlio Vincenzo viene a prendere la tua figlia, gli dirò di parlare pure col portiere, intanto se lo tiene buono. Smettila, Salvo, semmai io ti ho fatto chiamare perché sono ansioso. Io non so come comportarmi, io devo elaborare questa nuova situazione, questa, perché non ci riesco. Ma vivi con serenità. No, Salvo, non ci riesco. Per esempio, sto leggendo tutte le riviste che riguardano e i bambini. Riviste? Tutte le riviste. Ho letto Bambino Oggi. Bambino Domani? Bambino Domani. E te lo sa letto oggi? No. Devi leggere domani, no? Bambino domani. Bimbi belli, bimbi belli, bimbi buoni, tutti. Bimbi così, tutto quanto. Ho letto. E ho letto, per esempio, in una rivista che praticamente se una bambina non fa 100 grammi di cacca al giorno, c'è qualche problema. E io sarei l'uomo più felice del mondo con 100 grammi di cacca. E ne faccio 2,40 kg al tappeto della conserva, guarda. No, perché deve essere sua, sai. E vabbè, mi attacco al seno di tua moglie e mi allatto, no. Io la faccio uguale. No, vabbè. E poi io ho pensato, se la bambina piange la notte, io non la sento. Ah, ma ancora la bambina è piccola, si gode che accanto a voi, ma certo che la sento. No, sai, io ho paura. Tu, per esempio, quando piange Vincenzino, tu cosa ma fai? Ma come capita? Certe volte mi alzo io, certe volte si alza mia moglie, certe volte si alza lui e dice ma non si alza nessuno, compa, come capita? Io invece no, io ho comprato dei meccanismi infernali. Ma che sì, praticamente uno si mette nella stanzetta della bambina e uno dove dormo io, così se lei piange... Il citofono, hai visto che figlia del portiere allora, compa? Ce l'ha nel sangue, ce l'ha! Basta, compa, basta. Cambiamo argomento che è meglio, perché ho capito che è meglio. Ma che divertimento che sei. Vincenzo?
Tutto a posto? Una bellezza, ma cresce. Sei anni. Sei anni? Caro mio, il tempo vola. Sei anni. Sei anni sono passati. Ma pure a me mi sembravano 5 e mezzo, invece sono 6. Sei anni? Sei anni così, Già 6 anni lì è arrivato. 6 anni così è altissimo. Ma che dici? 6 anni così è un gigante. Sarà un incrocio con un alano. Non lo so. 6 anni? Ti dico enorme. Considera poi 6. Certo. 12. 12 anni. 18. A 18 anni. Si può coricare nel corridoio perché io non è che. Poi una panza così. Bello. Lo dico eccezionale. Eccezionale. E l'hai iscritta a scuola? Oh, io lo volevano già come bedello, lo volevo. Dice, è arrivato il bedello nuovo, ci sono mio figlio ancora deve iniziare la scuola. Dice, che ha le misure proprio da bedello, è così, con la pancia. Lui. E dove l'hai iscritto? A scuola dove l'hai iscritto? La migliore scuola del mondo. E come si chiama? La migliore scuola del mondo. E come ti trovi? Io dirò, vabbè, nome è di fantasia, ma non è che tu se la iscrivi alla scuola Pertini, poi ci puoi trovare a Pertini dentro, giusto? No, ma dico, come ti trovi? Cioè, i professori sono bravi, i maestri, tutto a posto, le professoresse pure. Sì. I riscaldamenti funzionano? Sì, Il tetto è fatto bene? Sì, di sopra. Dalle finestre? Le finestre funzionano, si aprono e si chiudono, sì, ti dico eccezionale. Quindi riscaldano sia estate che inverno. Ma perché mi stai facendo queste domande? Perché io sono ansioso, Salvo. Io già la bambina l'ho scritta alle medie e alle superiori. Se tu mi dici sì, io la scrivo. La bambina c'ha 3 giorni e l'hai scritta alle superiori, sì, e dove? In via Asciuti. Ho calcolato che lei scende dal mio palazzo per correre 3 chilometri che io controllo col binocolo. Quando gira l'angolo. 3 chilometri? Che binocolo hai? Uno di 3 chilometri. La appena lei gira l'angolo, c'è mia cognata col Walkman. È Bruce Willis col fucile che la segue quella da 3 chilometri. Ma smettila, Salvo. Ma lo vuoi capire che io sono ansioso? Ma veramente? Te la mando a prendere da mio figlio con la macchinina a pedali. Ma smettila, Salvo. Ma lo vuoi capire che sono ansioso, che non sono come tutti, non sono sicuro se saprò fare il papà, Salvo? Ma certo che ci riuscirai, ma diverrà naturale, inutile che ci pensi troppo, il papà è il secondo mestiere più antico del mondo. Il secondo, perché il primo qual è? Il portiere! Ci sei cascato di nuovo. Ora basta. Michi. Ora basta. Tutto qua. Ora basta? Ora basta. Che vuoi dire? Voglio dire quello che non c'è scritto nelle parole che sto dicendo. Ora basta. E allora parla manovale, spiegami quello che vuoi dire. Già parlo bene. Ora basta. Come se non l'avessi capito da quando sei arrivato. Per ora basta. Che cosa vuoi dire? Vincenzino di qua. Vincenzino di là. Tieni qua il regalo di Vincenzino per la bambina. Vincenzino è alto così. Già potrebbe fare il bidello. Se ci sono interessi nei confronti di mia figlia Rossella, è bene che parli chiaro. Ah sì. Ma perché se un domani... Eccolo. Mio figlio Vincenzino dovesse avere intenzioni nei confronti di tua figlia Rossella, tu ti opporresti? Certo che mi opporrei. Ah sì? E perché? Perché sei un cretino, tu e tuo figlio Vincenzino, non c'è cretino che ti giri. Un cretino mio figlio Vincenzino. Sì, tu e tua moglie dovreste baciare per terra dove cammina mio figlio, ma chi ve lo doveva dare a voi un genero avvocato? Oh, Vincenzino avvocato! Avvocato, mio figlio l'ho iscritto all'università, lo mando in America mio figlio. No, già. Ti prego, la fuga del cervelletto all'estero, ti prego. Vabbè, sfotti, ma tanto vedi che mio figlio avrà femmine meravigliose, no come a tua figlia. Qua. Oh, prima di parlare male della dottoressa, sciacquati la bocca, la hai capito? Dottoressa! La dottoressa non sa neanche come si fa un'iniezione, che l'ho vista a tua figlia di là, mangia e dorme tutto il giorno, non vuole fare niente, non vuole fare. Ma tanto l'abbiamo capito io e mia moglie. Avete fatto la femminuccia perché puntate alle nostre proprietà. No, proprietà, un box c'hai. Ma so palcato però, eh?
E comunque ti voglio rassicurare, vedi che al figlio di mio figlio Vincenzino, Salvatore, non mancherà mai nulla. Aspetta, aspetta, com'è che si chiamerebbe il figlio di mia figlia? Salvatore come a suo nonno. Io non permetterò mai che il figlio di mia figlia si chiami Salvatore come te, che sei un cretino. Oh, vedi che quello è sangue del mio sangue, sai, non ti permette, Non sai. Lo so, perché l'hai detto tu, l'hai detto tu. Pater incertum, ma appena tu la lasci si dovrebbe chiudere a chiave a casa e per tutta la vita piangere il suo amato Salvo. Ma la regola questa è... Questa regola l'hai messa tu. Ma qualcuno la deve mettere, non è che possiamo vivere nel disordine ora. Va. Tu di una persona non vuoi l'amore. No? No, tu vuoi il possesso. Il possesso. Il possesso. Il possesso. Il possesso. Il possesso. La nuda proprietà. Ma lo vedi, non fa? Ma lo vedi che sei un pezzo di merda? Sì, ma forse a livello di talento, però non ho la capacità espressiva che hai tu. E allora non ce l'avere, Salvo, non ce l'avere. Rimane fidanzato, che tra l'altro si vede che l'ami, Salvo. È mai possibile? È mai possibile che io ho un amico e parteggia pure per lei? Allora io non parteggio per nessuno. No, Salvo, tu parteggi tu per lei. Tu sei tu che l'ami. E non no, mi fai io la voglio lasciare, se la voglio lasciare è perché ho le mie motivazioni. Motivazioni? E che motivazioni c'hai? Non mi sento più sicuro. Ma me la spieghi questa frase? Certo, quando uno non si sente più sicuro. Che cosa significa questa frase? Non mi sento più sicuro, che cosa significa? A voi tutta questa sicurezza? Chi ve l'ha chiesta? C'è qualcuno che ha alzato la mano e ha detto voglio un po' di sicurezza? Non la capisco, questa frase non mi sento più sicuro io. Mi fa impazzire, ma non la capisco. Come si scrive non mi sento più sicuro? Come si scrive? Può essere che per un problema di scrittura che io questa frase non la capisco. Come si scrive? Maiuscolo, minuscolo, entri in Word. Che tipo di scrittura usi? Tocca a te completare la battuta, se no non posso andare. Volete rimanere insicuri? Rimanete insicuri! Ma almeno rimaniamo fidanzati! Se non te la dicevo non potevi andare avanti. Io e tu! Senti, pompa, fammi sta cortesia. Pompa, fammi sta cortesia. Mi hai convinto, pompa, mi hai convinto. Lasciala. Ma come lasciala? Lo sai perché? Perché mi hai convinto. Non ci avevo fatto mai caso. Marcella è una persona squallida. Ma tu non l'hai mai sopportata. È dal primo giorno che la conosci che mi lavori ai fianchi per farmela lasciare. Ma lei l'ha capito. Ma che ti immagini che è stupida? Infatti lei non vorrebbe che io venissi qua. Se io vengo è soltanto per l'amicizia che nutrivo nei tuoi confronti. E questo ti dovevo dire. Ma lo vedi come sono dibattuto, lo vedi? Ma certo, sa, perché fondamentalmente tu la ami, sì, sa, ti devi rassegnare. Hai ragione, io la amo, però esco fuori, ma ci sono decine di femmine, centinaia di femmine, ma fuori c'è una foresta di femmine. E tu lo sai, compa, io sono cacciatore, sono. Ma tu lo sai, io non c'ho più la criniera per mutazione genetica, ma io sono il re della foresta, compa. Io c'ho ancora gli artigli. Io ogni mattina mi sveglio e taglio il limo, taglio il limo, taglio il limo. Ora di questo leone che cosa è rimasto? Un gatto che si nutre di frittelle, questo è rimasto. Posso chiedere una cosa? Ma chi c'entrano le frittelle in questo ragionamento? Ma che mi devi fare impazzire le frittelle? C'entrano, pa, c'entrano. Quella donna cucina centinaia di migliaia di quintali di frittelle ogni giorno. Io sono un portatore sano di frittelle. Ma scherziamo. Frittelle, ogni giorno frittelle. Ma io l'ho capito perché lei cucina le frittelle. Lei cucina le frittelle così le altre donne sentono la puzza della frittura e non si avvicinano. I cani per segnare il territorio pisciano. Lei cucina.
Poi te posso dire una cosa, compa, sinceramente te posso dire una cosa. A me non mi interessa, compa, la storia è finita. Proprio ce l'hanno tutti davanti agli occhi, se ne sono accorti tutti in comitiva. Tutti, compa, ormai noi siamo al capolinea, proprio siamo alla frutta. Anzi, siamo al capolinea che ci mangiamo la frutta, questa è la verità. Marcella non è più la stessa, lei è cambiata, la colpa è sua. Ma me la spieghi questa frase? Ma che significa la colpa è sua? Ma perché dovete dare sempre la colpa agli altri? Che se poi l'altro ci crede si colpevolizza. E se uno si colpevolizza non esce più da casa, comincia a bere, non ha il coraggio di dirlo agli amici. La colpa non è mai né dell'uno né dell'altro. Comunque non mi sento più sicuro come prima scelta. Vabbè, fammi sta cortesia. Lasciala, ti aiuterò io. Bravo, papà, l'hai capito. Bravo, io sono il re della foresta. Tu sei l'imperatore, sai. L'unica cosa che io ti chiedo, compa, è che Marcella non deve soffrire come Paola, che io l'ho vista, Paola è felice. Ma come fai a dire che Paola è felice? Ma si vedeva, Ma che si vedeva? Magari soffre dentro. Si sarebbe visto, c'aveva una scollatura fino a qua, dai. Che gliel'ho detto, caro mio, io gliel'ho detto. Brava Paola, chiudo schiacciachiodo, pio uno qualunque, ti infili in una camera d'albergo e il succede. Ma che fai, l'albergatore fai? Ma che mi dovete fare impazzire? Ma poi non sei tu, ma non sei tu che mi hai detto che la regola è che chi viene lasciata non si può rifidanzare. In questo caso Paola non si può rifidanzare. Ma perché devi essere così? Tu me l'hai detta poco fa sta regola. Che c'entra? Le regole sono fatte per essere abbattute. Vai oltre, sei all'antica, mi sembra di parlare con Buttiglione, io non lo so. L'unica cosa che ti chiedo, ma per favore, non le mettere premura, che sennò potrebbe sbagliare. Una donna quando ha premura fa fesserie. Fammi sta cortesia. Questo sì. Invece un uomo quando ha premura fa le cose più giuste della vita. Ah. Sì, questo sì, certo. Effettivamente certo che potrebbe sbagliare. Se già non ha sbagliato. Che secondo me ha sbagliato a uscire con questo tizio stasera. Ma come tizio, Salvo? Tizio? Cioè, poco fa mi hai detto che era un amico di famiglia tuo, intimo. Amico? Ma chi lo conosce? Come l'ho incontrato al bar 2 minuti, un cretino. Cosa di dargli gli schiaffi a due fino a quando non diventavano dispari, amico. E tu? E tu fai uscire Paola con un cretino, Salvo? Ma queste cose che si fanno sono? Vabbè, ma Paola sa quello che fa, dai. Non ho capito. Dico, Paola sa quello che fa. E a chi la stai dicendo questa frase? A chi la devo dire? Non va a te. Siamo io e tu, a chi la devo dire? Sei tu che è da mezz'ora che mi dai del voi. Cioè, quindi tu questa frase... Quindi tu fermi questa frase? Paola sa quello che fa? La stai dicendo a me? Io che me la devo dire da solo? Paola sa quello che fa? Che faccio, mi chiamo? Ma perché? Ma perché? Ma perché secondo te, secondo voi, qui c'è uno che vuole sapere cosa fa Paola e cosa non fa Paola? Non mi interessa quello che fa Paola, non mi interessa. Ma lo so. Non mi interessa perché io ormai dall'amore sono guarito. Bravo. Io non ho bisogno di nessuno. Così. Io ormai sono entrato nella foresta di nuovo. Io ormai le femmine le butto. Dimmi dove, compa, dimmi dove. Che io invece non ce la faccio più. Io non ce la faccio più. L'unica cosa che ti chiedo, per favore, è che non so che cosa vuoi che ti dica. Non lo so, ma tu mi devi aiutare. Ma io ho bisogno di un aiuto. Scusa un minuto. Compa, il telefono, ma come io vengo qua per parlare, fai un minuto. Mia madre. Tua madre. Pronto? Ehi, ciao mamma. No, tutto a posto, mamma. Mamma, finitela di preoccuparvi di me perché sto benissimo, mamma. La prova oggi sono scesa a 6 pali un mal giorno, per cui ti dico così. Va bene, mamma? Ti saluto, ma ci sentiamo dopo, mi chiami, guarda che mi chiami troppo spesso però, va bene? C'ho 36 anni, ciao mamma. Ah? Eh? Non ho capito. No, ma aspetta, non ho capito questa frase. No, mamma, ora... No, ora non chiudi, mamma. No, mamma, ora non chiudi, ma la devi spiegare questa frase, mamma. Ma che mi dovete fare impazzire tutti con queste frasi fatte, mamma?
No, ma perché c'è? No, ora me la devi spiegare questa frase, mamma. Che significa? Che significa, figlio mio, meglio ora che no dopo, mamma? Ma perché se sta tragedia non succedeva mai, non era meglio per tutti, mamma? Ma che vi arrivano le frasi a fascicoli? Vi arrivano, mamma? Ma perché, mamma? Ma perché voi genitori avete sempre una frase fatta per ogni tipo di situazione? Perché ce l'avete pronta? Mamma, ti devo salutare che ci ho persone a casa, va bene? Ciao, mamma, ciao. Per te mi chiami ogni 5 minuti, va bene, mamma? Ciao, ciao. Mamma, prima di richiamare, aspetta che chiudo perché sennò trovi occupato. Ciao. Era mia madre. Che proprio... Cioè... Da quando ha saputo che io ho lasciato Paola, un po' mi devi credere, proprio si è messa, a me non mi dà proprio spazio, il fiato, lo sai, come sono le mamme? Mammifere! Come sono le mamme? Vertebrate! Le mamme! Una sola! Le passa parola! Le mamme come sono? Come sono? Che tu gli porti una femmina a casa e loro subito... Allattano! Si affezionano! Si affezionano, la sapevo, con là, si affezionano, vabbè. È che da casa sembra facile, poi uno arriva qua, caro mio, l'emozione... Ah. Ora continuamente che mi dice, ma perché non ti rimetti con Paola? Ma perché non ti rimetti con Paola? Ma... Oh! Ma se io a Paola non la voglio più! Ma che ne sanno le mamme che noi siamo cacciatori? Ma che ne sanno? Che ne sanno che noi tagliamo e limiamo. Bravo! Solo tu mi puoi capire, ma per questo io sono venuto qui, sono venuto ad abbeverarmi alla fonte del sapere. Ma che si fa per lasciare una donna? Che devo fare per lasciare Marcella che non ce la faccio più? Ma non ce la faccio più! Giustamente sei venuto nel posto più giusto che esista al mondo. Allora, dimmi, maestro. Tu vuoi lasciare Marcella? Sì. Prima regola, cattiveria. Sì, sì. Cattiveria, sì. Cattiveria. Tradiscila con la sua migliore amica. Ma che cosa sei diventato? Ma che cosa sei diventato? Tu sei una macchina da sesso. Sex machine! Tu non sei più il mio amico Valentino. Il corpo è di Valentino, ma tu sei posseduto da Rocco Siffredi. Esci da lì, Rocco! Ma questo era il Valentino che io conoscevo. Questo è... Dai, scusami, sa. Oh. È che la foresta mi ha incattivito di nuovo. Hai ragione, un po' esagerato. Direi. Marcella non se lo merita. Oh, non me lo merito io, la mica sua è bruttissima, dai! Me. E allora, Salvo, devi avere il coraggio di andarci e di trovare le parole giuste per lasciarla. Ma quali parole? Non esistono, ci ho provato, qualunque cosa le dica, già lei ha la risposta pronta, se non ha la risposta si mette a piangere, se piange io non resisto. E invece tu devi resistere, perché si sa che a mettersi insieme con una persona, che è facile, il problema è lasciarla. Bravo, io la dovevo lasciare prima di prenderla, come gli americani, una lasciatina preventiva dovevo fare. Tu adesso ci vai, cattivo, severo, come soltanto io ti posso insegnare, ascolta, la guardi negli occhi e gli dici queste parole. Dunque, cara, sì. Cara, hai scritto cara? Scritto. Cara, tutte cose finiscono e tra noi è finita. Ma tu mi avevi detto che non sarebbe mai finita. Vuol dire che mi sbagliavo. Ma tu mi dicevi fidati di me, allora ho sbagliato a fidarmi di te. Come, cominciamo di nuovo perché sto sudando senza motivo. È finta che davanti a te c'è Paola. Lascia stare Paola in albergo, lascia stare come si vuole. Tu ci vai e ci dici, cara, sì, non tutte cose finiscono, così lei si rassicura e poi gli arriva la mazzata, ma alcune cose finiscono. Hai ragione, Pugolo, è finita la farina per le frittelle. Ti fai chiamare Pugolo? Ma io ho fatto un passo avanti, prima mi chiamava Caccolina, mi chiamava, dai! Lo so io quello che ho sofferto, dai!
Dai, che arrivavo in banca, è arrivato Caccolino, è finita la mattina, come lacrime di sangue ho pianto, venivano in pellegrinaggio da me. E allora voi, invece di dare la colpa agli altri, ti assumi la responsabilità tu, ci vai e ci dici le cose cambiano, mi dispiace, ti devo lasciare, no, non ci vedremo mai più. Non ci vedremo mai più perché le cose cambiano. Io come faccio? Campa, ma scusami, ma tu devi trovare la forza per lasciare. Devi avere la forza, devi trovare dentro te stesso un uomo più forte di te. Non basta, come dobbiamo essere 5, 6, 4 la tengono e 2 di santa ragione, se no io non me ne libero. E allora che cosa vuoi che fa? Non io lo so, che cosa? Ma non lo so, non lo so, ma io ci uso un minuto. Ma di nuovo al telefono, ora ci vado io da tua madre, no, magari. No, non c'è bisogno di andarci tu. Oh. Pronto? Ehi. Marcella. Marcella? Marcella. Qua. Non ci sono. Dice che non c'è. Ehi? No, no, Marcella. Ma no, sono. Sono solo, sì, poi. Puoi parlare? Sono solo, ma c'è... parlo piano per non farmi sentire da me stesso, che... Eh? Certo, ma... dimmi, dimmi tutto. Marcella. Ma che mi dovete fare impazzire, Marcella? Ma che significa questa frase, Marcella? Ma chi ve l'ha chiesta mai sta sicurezza, Marcella? Ma che mi dovete fare? No, Marcella, no, nessuno. Tu non ti preoccupare, tu non devi avere problemi. Che siete fatte a domino che appena cade una cadete tutte, Marcella? Vabbè, Marcella, ti saluto, vabbè. Appena lo vedo glielo dico io, va bene? Ciao, Marcella, ciao, ciao. Cos'è che voleva, Marcella? Ma che voleva Marcellina? Ti ha dimenticato qualche cosa da mangiare? La devo passare a prendere io? E lei ce l'ha per vizio. Sai quante volte io torno a casa e mi dice è finita la farina per le frittelle? E io scendo e la vado a comprare. Poi mi dice, è finito il lievito per le frittelle. E io scendo e lo vado a comprare. Poi mi dice, è finito l'olio per le frittelle. Io ci dico, andiamo a mangiare fuori, non c'è niente a casa. In questo caso dico, Marcellina, che cosa vuole? Niente, sa, che deve volere? Stavo tutto preoccupato, che niente.
amano cose normali, cose che capitano. Due persone si amano senza motivi, diciamo così, logici, e poi le stesse persone si lasciano senza motivi, diciamo così, logici. Quando succedono queste cose, la perdita è paragonabile ad un lutto vero e proprio. Solo col tempo subentra quella che gli psicoanalisti chiamano elaborazione del lutto, e tutto passa. È solo questione di tempo. Sono cose che capitano. Solo che Valentino non aveva previsto che potesse capitare proprio a lui. Paola si chiamava, ed ha lasciato Valentino dall'oggi al domani. Le parole che ha usato sono le solite, quelle che usiamo tutti quanti noi, maschietti e femminucce, in questo valzer di sentimenti. Un giorno la bella Paola si presenta e dice: non mi sento più sicura. Ed eccolo adesso Valentino, alla faccia di tutti quanti noi, e fa quello che facciamo tutti quanti noi. Non esce da casa e non vede nessuno da 22 giorni ed è ridotto come tutti ci si riduce. Per dei motivi, diciamo così, logici. Valentino, dimmi. Paola, Paoluccia, gioia della mia vita. Valentino, devo dirti una cosa. Che cosa, tesoro? Valentino, non mi sento più sicura. E vabbè, Paola, futtetin. Ma chi se l'ha chiesta mai sta sicurezza, Paoluccia? Usciamo, andiamo al bar, al ristorante. Valentino, dimmi, gioia della mia vita, lo sai perché non mi sento più sicura? Perché tu sei cambiato, tu non sei più quello di prima. La colpa è tua. Mia, Paoluccia? Ma come, Paola, tu mi lasci e la colpa è mia, tesoro? Non si dicono queste cose, in genere non si dicono. Perché se tu le dici a qualche fesso che quello ci crede e si colpevolizza, quello comincia a bere, non esce da casa, non ha il coraggio di dirlo agli amici. Non le devi dire queste cose, in genere, Paola, in genere non le devi dire. Perché a me lo puoi dire tranquillamente, tanto io la cosa la supero, te lo giuro, guarda, manco mi fa né caldo né freddo. Che un labirinto. Pronto? Ehi, ciao, Salvo! Com'è? Tutto a posto? Io, sì, sono a casa casualmente, sì. Mi hai cercato e non mi hai trovato? No, così, sono... Sì, no, tutto a posto, Salvo. Lo sai, da quando ho lasciato Paola, perché te l'ho detto che l'ho lasciata io, vero? Esatto. Da quando ho lasciato Paola la mia vita proprio è cambiata completamente, Salvo, sì. Non ti dico le femmine che frequento in questo periodo, Salvo, sì. Una va e una viene, ogni sera. Sono messe a turno, capito, Salvo? Vabbè. Ti saluto che c'ho che mi suonano. Eh? Mi hai cercato e non mi hai trovato, Salvo? È perché ogni sera sono andato in discoteca, Salvo, sì, sì. Ieri sera, per esempio, sono andato in una discoteca che proprio... dovevi esserci, Salvo, femmine, che mancavi solo tu, mancavi. No, come femmina, come mai? Sì. Va bene, Salvo, dai, ti saluto, che mi citofonano. Eh? Cosa? Devi venire dove, Salvo? Qua da me? Non puoi venire, Salvo. No, compa, lo so di che cosa mi devi parlare, Salvo. No, di Marcella, sono problemi fra te e Marcella, non ci voglio entrare. No, Salvo, sono anni che mi dici che la devi lasciare e non la lasci mai, Salvo, per cui è inutile. Non me la sento stasera di sentire questa cosa, Salvo. Non puoi venire, Salvo, non... anche perché sto uscendo. Scusa un minuto, Salvo, che mi stanno citofonando, aspetta un minuto. Pronto? Ehi, Salvo, puoi aspettare un attimo che sono al telefono con una persona? Sì, sì. Pronto, Salvo? Sì, no, compa, lo so, ma non può essere, compa, non mi va di sentire sempre le stesse cose, Salvo, anche perché non sono a casa. No, scusa un minuto, Salvo, scusa un minuto, amorria, vero, però. Pronto, Salvo, ti avevo detto un minuto, se ti metti a citofonare, ma che domande fai? Certo che sono a casa, se mi citofoni sono a casa, ma com'è, rincoglionito, vero? Pronto, Salvo, non puoi venire, ascolta, aspetta un minuto, Salvo, aspetta un minuto, aspetta, Salvo, ti avevo detto, Salvo, ma che fai, mi telefoni e mi citofoni contemporaneamente, compa? Ah, certo, c'hai due orecchie, non ci avevo fatto caso ancora, Salvo, vabbè, sali, compa, sali. Thank you.
certo! È aperto! Era aperto! Ma io non ce la faccio più, c'ho l'esaurimento nervoso, con Marcella non ce la faccio più. Dammi un bicchiere d'acqua che me la sono fatta a corsa. Non ce n'è acqua in questa casa, non ce n'è. E dove siamo? Ad Agrigento siamo, un po' acqua. Non ce n'è, un po' acqua, non ce n'è. Di là, in cucina ce l'ha. Non ce la faccio più, ma che fa, scherziamo? Siamo arrivati al limite. Ma siamo arrivati al limite, sai? Ho sopportato finché ho potuto. Io ho sopportato finché ho potuto, però non ce la faccio più. All'inizio è stata una bella storia, amore. Ti dirò, all'inizio è stata una bella storia, però ora basta. Prima ce n'è un'altra. Prima di che? Prima di dire ora basta, ce n'è un'altra. Sicuro? Certo. Non sopporto che io torno a casa. No. Leo? Le ore passano e io rimango. Leo? La so, la fidanzata è mia, la so. Le ho provate tutte, ma ora vai. Ma io non ce la faccio più a sentirti dire sempre le stesse cose. Io non ce la faccio più, hai capito? Io vedo a te che sei tornato ad essere libero e voglio tornare ad essere libero pure io. Ma lo senti che bella questa parola? Libero! Ma tu sei libero! Ma quando mai? Ma è prepotente, deve essere tutto come dice lei, tutto. Mia, lei di qua amore, stasera vado a giocare a calcetto. E mi dice va bene. Lei di qua amore, mi sono iscritto ad un torneo di piscina. E mi dice va bene. Le dico amore, parto a Cuba con gli amici per un addio al celibato, torno fra 10 anni e mi dice va bene. Poi solo perché la domenica voglio vedere i gol del Palermo, ma succede il finimondo, è prepotente, deve essere tutto come dice lei, tutto, non la sopporto più. Sei semplicemente ridicolo. Certo, ridi, tanto tu ormai che cosa fai qua? Fai il single da 20 giorni. 22. Ah, tieni pure il conto. Sì, signore. Quindi 22 femmine diverse. Qualcuna in più perché qualcuna è in nero. Guarda, guarda, non gli dà neanche il tempo di togliersi l'etichetta, guarda! Perché io le femmine le prendo di prima mano, hai capito? 1,50 euro soprattutto di primo prezzo a quello che vedo. Pure le mamme che vengono a prendere le figlie, pure! È stata un'occasione. L'occasione fa l'uomo porco qua. E comunque un po' smettila e rimani fidanzato. Ascolta quello che ti dico io. Ascolta. Io l'ho capito perché non fai altro che dirmi di rimanere fidanzato. Tu hai paura che se io vengo nella tua foresta di femmine per te è finita. Ma smettila, Salvo, che Marcella è una brava ragazza e tu lo sai. E che c'entra questa cosa? C'entra. Ma perché la tua ex Paola non era pure una brava ragazza? Eppure l'hai lasciata da un giorno all'altro con una cattiveria che io ho detto, oh ma questo Valentino è... L'ho lasciata perché uno le cose quando le deve fare, o le fa bene o non le fa per niente, hai capito? Ci sono andato e gliel'ho detto. Non mi sento più sicura. Sicuro? Perché che ho detto? Sicura? Che sei femmina tu? Se ti avessi lasciato lei potevi dire sicura. Ma siccome l'hai lasciata tu? Oh, ma l'hai lasciata tu, eh? Certo, Salvo! Allora devi dire sicuro. Te la posso dire una cosa, se per caso mi avesse lasciato lei avrebbe usato le stesse identiche parole. Non lo so. Lo so io, compa, fidati. Sentiamo, compa, che Paola non è una donna cinica. Paola non era una donna cinica. Non era, perché lo è diventata. Ah, sì? Lo sai perché? Perché l'amore è egoismo. Bravo. L'amore è che ognuno deve pensare a se stessi, bravo, compa. Io ormai penso a me stesso, lo vedi? E sono felice, compa. Lo so, compa, ti invidio, tu sì che stai felice, ma anche la sera che l'hai lasciata, compa, ma ti ricordi e pianto di felicità fino alle 6 del mattino? Mamma mia, che pianti che ti facevi, ma com'eri felice? Boh. Oh, a proposito, l'hai notato sto fatto che da quando hai lasciato Paola non si è fatta più né vedere né sentire, eh? Non l'avevo notato. E tu come, che spiegazione dai a questo comportamento, secondo te? Non lo so, perché? Secondo me, guarda, ci ho pensato, secondo me Paola con questo fatto che è sparita ha dimostrato di essere una donna matura. Paola ha dimostrato tutta la sua maturità, infatti l'ho vista e gliel'ho detto. Quando l'hai vista? A Paola? Ma che sarai stato? 4-5 giorni fa.
E com'era? La dovevi vedere, tranquilla, sorridente, truccata, minigonna. Era con 3-4 ragazzi, io l'ho detto, brava Paola, brava. Chiodo, schiaccia, chiodo, vai, esci, frequenta gente diversa, te ne vai al ristorante, in discoteca, in un pub. Alla fine acchiappino qualunque, ti infili in una camera d'albergo e succede... Oh! Perché c'entra la camera d'albergo, Salvo? Ma che sei geloso di Paola? No. E allora perché questa reazione? Perché siccome che già che Paola deve sopportare la tragedia che è stata lasciata da una persona splendida come me. Vabbè, se tu in più le metti premura, lei si fa prendere dalla premura, prende uno qualunque, se lo mette accanto, sbaglia e la fai sbagliare tu. Io per te ne frega. Vabbè, me ne frega. Ma Salvo. Che te ne frega? Ma tu sei egoista. Vabbè, io sono egoista, ma un briciolo di altruismo, lasciamelo, Salvo. Tu sei egoista. Sono egoista. Egoista. Io sono egoista, sì. Salvo. Io sono egoista, me ne devo dare una ragione. Bravo. Io sono freddo. Sì. Io sono squallido. Sì. Io sono determinato. Tu sei un pezzo di merda. Esatto, Salvo. Ricordami che sono un pezzo di merda. Ci penso io, sono gli amici a che servo. Però per favore, compa, non le mettere premura. Va bene, dai, dopo questa sera non farò più niente. Che significa dopo questa sera? No, stasera un mio amico voleva uscire con Paola e mi ha chiesto il suo numero di telefono. E tu gliel'hai dato? Certo, sennò come uscivano? Hai sbagliato. No, quello giusto gli ho dato. Hai sbagliato. Ho controllato 3 volte. Hai sbagliato. Ho fatto uno squilo di prova. Hai sbagliato. L'ho accompagnato sotto casa. Hai sbagliato. Perché non si dà il numero di telefono di uno sconosciuto? Non si dà il numero di telefono. C'è la legge sulla privacy in Italia. Oh, tu rischi la galera. Tu peggio di Al Capone ti finisce. Te lo dico io. Ma quale sconosciuto? Quello è un mio amico. Sì, vabbè, ma amico quanto vuoi non si fanno queste cose. No, oh, è un mio amico, un mio carissimo amico. Proprio siamo amici di famiglia, dai. Mio padre e sua madre si frequentavano, uscivano insieme, siamo come fratelli, ci somigliamo pure, no? Un bravo ragazzo. Metti che è la volta buona che Paola ha conosciuto un bravo ragazzo e si fidanza. Alla fine, se non si fidanza, si infilano in una camera d'albergo e succede solo. Ma la vuoi smettere con questa camera d'albergo? Vabbè, non mi interessa. Ma poi che sei venuto qua per parlare di Paola? No. Oh, devi parlare di Marcella. Bravo. E allora parla di Marcella. L'amico di famiglia. Ma io non ce la faccio più. Io voglio diventare come te. Una persona egoista, fredda, squallida, determinata. Un pezzo di merda. Ma tu sei un pezzo di merda, sai? Ma mi devi credere, sai? Tu dici così per farmi piacere, no. Ma io lo so. No, ma io te lo dico perché c'ho le prove, ma sì. Sì, tu c'hai proprio la faccia del pezzo di merda, Salvo. C'hai proprio il fisico del pezzo di merda. C'hai persino gli amici di famiglia che sono dei pezzi di merda, compa. Speriamo. Per cui fai il pezzo di merda fino alla fine, te ne vai da questa porta e da questa casa, che qui c'è gente che soffre veramente. Vattene, fammi sta cortesia. La lasci, quello che vuoi fare. Basta che te ne vai. No, ma ci ho pensato, non mi conviene lasciarla. Che significa non ti conviene? Perché l'amore che è? Convenienza? No, ma io la conosco, capace che io la lascio e lei piglia e si rifidanza con un altro. Che intuizione geniale, Salvo. Ci ho ragionato un paio di giorni. Ma perché, scusa, ma non è normale? Ma che mi deve fare uscire pazzo stasera? Ma perché non è normale che una persona quando si lascia si rifidanza con una? Ma perché se tu ti lasci non ti rifidanzi con un'altra? Ma che c'entra? È diverso, io sono un uomo. E che significa? Ma perché mi vorresti dire che ancora tu alla tua età non conosci le regole dell'amore? Ma perché ci sono regole nell'amore? Ma come vivi così alla Carlona vivi? La prima regola dell'amore dice che l'uomo può lasciare, la donna no. Mai? Raramente c'è qualche donna che va dall'uomo e gli dice: senti, ti devo parlare. A quel punto l'uomo previene e risponde: io ti lascio, così rispetta la regola. La seconda regola, che deriva direttamente dalla prima, è che quindi chi lascia si può rifidanzare, chi viene lasciata purtroppo no. Me la spieghi meglio questa regola, che non l'ho capito, scusa. No, ma facci per logica, se io la lascio è perché non la amo più, è giusto, quindi moralmente e soprattutto fisicamente mi posso rifidanzare. Invece lei che non mi lascia, che significa che ancora mi ama e quindi non si può rifidanzare. Se la matematica non è un'opinione. Ah, quindi secondo la tua teoria... Lei si dovrebbe vestire di nero a tagliamo e limiamo, taglia che c'ho tutto il piede smussato, cioè, ma che ne sa? Tu, io portavo la 42 e c'ho la 38. Chiamala, è il momento giusto, chiamala.
Mamma. Come sto? Così come sto? Dai. Dai. Pronto, ciao. Marcella. Marcella, ciao. Ciao. Come? Così, ti ho chiamato così. No, vabbè, lo so che non è che lo faccio mai, però così io non ti posso chiamare. Eh? No, te lo giuro così, non è che ti devo chiedere. Eh? Così, Marcella, ti ho chiamato così. Così, camminavo, ho visto una friggitoria e t'ho pensato. Sì, ho detto, fammela chiamare che è un sacco di tempo che non le dico... Che ti amo. Non le dico... Mi manchi? No, ti amo, perché le donne fanno la differenza fra ti amo... Ti voglio bene e mi manchi. Sbagli risposta e sei fottuto. Ti volevo dire che mi manchi e che ti... Mi amo. Volevo dire che mi manchi e che ti... Volevo dire che mi manchi e che ti... E che tu... E che tu... Che ti amo! Gliel'hai detto? Ti sembrava un rutto, compa. Eh? Come? Come? Anche tu mi ami. No, lo sapevo, lo sapevo. Io lo so, me lo dici tutti i giorni. Sembra le stesse cose ogni giorno. E lo so, tutta la vita con me. Sì. Ah, mi fa piacere. Fa piacere che hai cambiato idea. Rispetto a che cosa? Rispetto alla telefonata che hai fatto poco fa a Valentino. Che significa tu non chiami Valentino al telefono da più di un mese? E allora chi è che l'ha chiamato secondo te? Tu non ne sai niente? Giuro. E allora chi è che l'ha chiamato? Cacciatore, cacciatore, e toglie lì, e toglie lì, cacciatore, lo so io, lo so io, niente, uno scherzo che ti volevamo fare, va bene, ti saluto, ciao Marcello, ciao, va bene, fritelle, fai quello che ti pare, per cortesia, ciao, ciao. Cacciatore, allora cacciatore, che cosa abbiamo stasera, francesi, tedeschi, svedesi, cacciatore, ti è crollata la foresta sotto i piedi, cacciatore, la ami o non la ami? Vattene da questa casa, che qua c'è gente che soffre. E infatti avevo sentito io questa puzza entrando. Di che cosa? Del pezzo di merda che non sei altro! Tu fai schifo, capito? Tu sei una persona egoista e squallida. Il mio problema non è lei. Il mio problema sei tu. Io prima di lasciarmi con lei mi devo lasciare con te. Io domani ti riporto tutti i regali che mi hai fatto. Mi fai schifo, sei tu il problema. Il problema siete voi. Siete voi che lasciate, che prendete la foresta e la prateria e il talebano che non sei altro. Il problema siete voi. Ma quanti siamo? Siamo tanti, Salvo, siamo tanti e diciamo tutti le stesse cose. Ma fai schifo, sì, fai sì, schifo. Sì. Una persona come te deve rimanere sola, deve rimanere. E una persona come te meriterebbe di rimanere sola. Vabbè, ve lo scaltro, sì. Cambia la femmina ogni sera, tanto io l'ho capito che da quando hai lasciato Paola... È stata Paola che ha lasciato me.
Sto chiudendo, ti serve qualcosa? Allora, qua c'è gente che soffre, va? Sembri un torero a cui hanno detto che il toro sciopera. Olè! Tanto non ho bisogno né di te né di nessuno. Da solo mi basta. Ormai questo ascensore l'ho perso per un pelo, prendo il prossimo. Che? Stai bevendo? No, aspetto che si asciuga nel bicchiere. Vediamo che beve. Sto... Che ci trattiamo bene, ci trattiamo, ah! Ma questa è eccezionale, tu lo sai che io me ne intendo che faccio la collezione, questa è una delle migliori, per non dire proprio la migliore in assoluto. Ma com'è che ce l'hai? Ma questa è introvabile, io la cerco da anni, perché lo sapevo, sotto la fregavo. L'ho trovata in Spagna questa, un viaggio che abbiamo fatto con Paola. Abbiamo comprato insieme. Che certe volte c'è una bottiglia, quanti ricordi può contenere. Ce la dovevamo bere pure insieme, poi le cose cambiano. Pazienza. E poi ce ne sono di migliori, eh? Non è che... Cioè, questo è buono, buono. Non è che annata è? Ah, un'annata pessima, un'annata... Un mio amico è morto con questa annata. Che ti tieni sta bottiglia? Ma buttala, buttala, che... Sai, questa bottiglia è inutile, ma tu... La bottiglia... Ma che fai, ti siedi? Eh? Ti stai sedendo? Che faccio? Mi piego a caso mentre cammino, secondo te? Allora, i patti sono che ti siedi, ma non cominciamo col pietismo, con che mi devi fare ridere per forza e svagare, perché non ho bisogno. Ma completamente, non fa. Tu solo devi buttare questa bottiglia. Vedi, la butto se mi fa di buttarla. Se bottiglia. No, non ti preoccupare. Te ne fai, la bottiglia. Vabbè, ti attacchiamo una bottiglia. Esci fuori. Sai quante bottiglie ci sono? Poi c'è una foresta di bottiglie. Uno comincia con un bicchierino, poi tutta la bottiglia. L'importante è uscire. E io non esco. E non usciamo. La macchina poi l'hai fatta riparare? Eh? La macchina, dico, poi l'hai fatta riparare? Cioè, ma che me ne frega a me della macchina, non fa? Ma che me ne frega della macchina? Ma... E che dobbiamo parlare per forza? E poi ho speso un sacco di soldi e manco ho risolto il problema. Con Paolo? La macchina, dico. Ah. Cioè, dice che c'è il tubicino, dove c'è, per esempio, dove... C'è che tu metti la benzina, c'è il tubicino che arriva dove deve arrivare e c'è a quanto pare una cosa che si è formata là. Chiama 300 euro e manco mi ha risolto il problema, brutto. E che significa il tubicino a sciozzatura? Non è una sciozzatura, non è completamente... Non... Ma può essere che è una cosa del carburatore, l'hanno gliel'ho fatto detto, pulire? Gliel'ho detto, gliel'ho l'hanno pulito? Niente, dice che l'ha pulito, ma 300 euro secondo me l'ha pulito, però dice che così... Secondo me il problema è un altro, non è tanto il carburatore, perché il carburatore, da come è fatto il carburatore... Non è che ci vuole niente a pulire, non possiamo smontare pure noi. Però se lui mi dice che il carburatore l'ha pulito, non legge la cosa. Pensate a non finire mai. Lavoro, scuole, o che farò, tu che farai? Le mie giornate non è aperto. Mai.
Grazie. Ho portato questi, sono fiori, lo vedi? Non ci avevo fatto caso. Sono andato dal fioraio, gliel'ho detto, guardi che questo per me è il mio primo funerale, non mi faccio fare brutta figura, perché io non ci sono stato mai a un funerale. I fiori sicuro buoni sono, dice sì, perché in Italia si usa portare i fiori quando uno va a un funerale. Sono piaciuti da morire, sai? Che si dice? In questi casi che si dice? Si deve dire, un po' condoglianze. Ma volevo essere più originale. E allora di il pranzo è servito, tanto è uguale, per cortesia. Condoglianze per tuo zio. Grazie. Vieni qua, Salvo. Vieni qua, Salvo. Vieni qua, Salvo. Picchi! 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 Me lo devi dire, picchi. Non si sa, non si sa. Me lo devi dire, picchi. Hai ragione, non si sa. Me lo devi dire, picchi. Non si sa. Mi devi dire, picchi. Picchi, va bene, picchi. Ah. Vero è che è il mio primo funerale. Ma uno potrebbe dire tante cose in questi... Ma che serve? Ah, niente, vabbè, non le dire, lascia stare. Ma che aspettiamo, gente, aspettiamo. Amore, allargati che c'è una stanza vuota. Smettila, compa, smettila. In questi momenti bisogna stare accanto. Accanto, ma non di sopra. Fatti coraggio, Salvo. Pure tu? Pure io. Un altro po' di coraggio? Un altro po'. Più coraggio? Fatti coraggio che viene papà, porta cosine, se ne va. La verità, compa, la verità è una, che io non ci posso credere. E lo so, compa, e lo so. Non ci posso credere. E lo so, e da stamattina, compa, mi hai fatto 600 telefonate per dirmi che non ci puoi credere, che è il tuo primo funerale, che non ci puoi credere. Hai fatto pure le telefonate anonime e domandavi di mio zio per vedere se te lo passavamo, compa, pure. Perché non ci posso credere, compa. E l'ho capito, quello che cerco di spiegarti io da stamattina... E che è stato un brutto colpo pure per noi, un fulmine a ciel sereno. Però in fin dei conti ormai eravamo rassegnati, mio zio aveva 85 anni. Il dolore è sempre quello, è il dolore. Certo, allora, ma che c'entra? Allora. Quello che ti voglio dire è che ormai ce l'aspettavamo, mio zio ha vissuto una vita lunga e nel suo caso anche bella. Peggio quando è bella. Perché uno quando vive una vita bella poi è difficile andarsene. Certo. Se tu la vivi brutta è più facile. Certo. Lo vedi quelli del terzo mondo che vivono nella fame e negli stenti. Quando arriva la morte li trova più sereni. Ma poi questi del terzo mondo hanno culo e non lo sanno. Così è. Meno male che il terzo mondo sta arrivando pure qua, così ci rassereniamo pure noi. Io ancora non ci posso credere. Ma chi stai scherzando? Ma una che cammina e che muore. E lui già cattonava negli ultimi tempi. Stai scherzando, compa, ma che stai scherzando? Non è giusto. E com'è? Com'è che cosa? Lui, dico, com'è? Ma lui chi? Il morto, dico, com'è?
Il morto com'è? Morto. Diciamo che da 1 a 10 lui è morto 10. 9,810 oscilla. Ma ti voglio svelare un segreto, visto che siamo in amicizia. Noi moriamo da generazione, ci siamo trovati sempre bene. È una vita che moriamo, compa. Ancora non ci posso credere, compa, non ci posso credere, non ci posso credere. Ma che è normale? Te lo dovrebbero dire quando nasci. Quando nasci ti dovrebbero dire, lei guardi che poi deve morire se nasce. Come un avviso di garanzia. E uno decide, no così, no così. Avanti. E gli altri come sono? Gli altri chi? Gli altri vivi. Vivi, dico, come bravo, sono. Bravo, ma lo vedi che se ragioni c'è di vita solo. Da noi si usa così, il morto fa il morto e i vivi fanno i vivi. C'è la separazione delle carriere, c'è. L'ho capito! Dico, l'ambiente com'è? L'ambiente è profumato, sono ubriachi e stanno ballando sulla bara. C'è la zia Gina con la chepiri, tacchia spille le nacchere che balla il flamenco sul coperchio. Lo zio Filippo gli ha messo i mortaretti nel culo, lo zio Pippo la bomba Maradona tra le cosce. Ora attacchiamo dei razzi da 100 e lo spariamo dalla finestra. Mentre in volo facciamo pulle! Psh, psh, psh. Lo zio Filippo gli ha messo la bomba Maradona nel culo, compa, ma che stai scherzando, lo zio Filippo? Ma è possibile, secondo te, ma non lo capisci che ti piglio in giro? Tu fai domande assurde e ti do risposte assurde. Com'è il morto, come sono i vivi? Ma è possibile che quello è morto e gli altri gli ballano attorno? Ma vabbè, perché qua non si usa. Come, qua ci sono posti nel mondo che quando una persona muore gli altri ballano. Ma ci sono posti dove uno muore e gli altri gli ballano attorno. In Irlanda, l'ho visto su internet, quando una persona... Ma tu hai una faccia preoccupata, mi hai fatto preoccupare a me. No, sa, è soltanto che... È la faccia di quello che deve dare brutte notizie. No, soltanto che Marcella ha aperto la credenza e ha notato che sei finito tu. Quindi se puoi scenderti a comprarti da qualche parte... Ma che stai dicendo, compa? Ma dove mi trovo di turno io? Salvo, mi ha detto Marcella che ti vuole lasciare. Ma che stai mi dicendo? Ha detto pure che per i prossimi 15-20 giorni è meglio che non ti fai né vedere né sentire. Ma che stai mi ha detto Marcella? Pure che le dispiace, quindi dal punto di vista formale non è aggredibile. E vabbè, poi non ha detto nient'altro. Certo, non mi sento più sicura. Chiamano cose normali, cose che capitano. Una persona desidera una cosa, senza motivi diciamo così logici, e poi la stessa persona, ottenuta quella cosa, se ne pente, senza motivi diciamo così logici. Quando succedono queste cose, ti dici, era quello che volevo. Allora perché questo peso allo stomaco? A quel punto non ha più importanza chi ha lasciato chi. Il fatto è che adesso Marcella non c'è più. Sono cose che capitano. Solo che Salvo non aveva previsto che potesse capitare proprio a lui. Ed eccolo, eccolo adesso Salvo ha la faccia di tutti noi. Per dei motivi diciamo così logici. E vabbè, compa. E perché fai quella faccia ora? Faccia, che faccia faccio? Soltanto che pure io mi ero affezionato a Marcella, questi. E lo so, ma tu devi fare come me. Devi reagire. Lo vedi io? Mi sento un altro. Infatti si vede, compa. Hai pure cambiato colorito già.
Ora per me comincia tutta una nuova vita. Abbiamo appuntamenti questa sera? Sì, Salvo. C'è una giapponesina che ogni sera mi citofona. La faccio salire, se vi piace, siamo tutti insieme. Bravo, compà, falla salire. Bravo, mi piacciono le giapponesi. Solo che comincio col sushi, basta fritture, che il fegato si riposa. Poi sono belle le giapponesi. Delicate. Piccole, occupano poco spazio. Puoi stare fidanzato con una giapponese in un monolocale e non incontrarla per mesi. Un mio amico era fidanzato con una giapponese. Stavano rientrando a casa. Non se ne è accorto, l'ha calpestato. L'ha cercata per giorni dentro casa. L'ha ritrovata tra la B e la E di benvenuti. No. Vieni qua, finisci. Peccato. Una storia finita così, su due piedi. Certo, vieni. Dai. Avanti. Quante saranno le giapponesi nel mondo, compa? Quante non, saranno? Non lo so, sa, quante saranno? Non lo so, sinceramente. Più o meno. Milioni, sa. Milioni. Ah. Milioni di giapponesine. Piccole e laboriose. Lo sai che ogni giapponesina può spostare fino a 30 volte il peso del suo corpo? Infatti per lo più le impiegano nei traslochi. E poi me ne voglio andare in Brasile. Bravo. Le brasiliane. Bravo, comincia a reagire. Vai in Brasile. Che in Brasile ci sono un sacco di femmine, compa. Te lo dico, so. Perché ci sono passato. E vabbè, gli do la seconda mano. E poi francesi, tedesche, russe, spagnole, lituane. Tutte me le voglio fare, compa, tutte. Tutte quelle che sono rimaste, compa, perché già un bel po' me le sono fatte io. Di là c'ho il mappamondo chiazzato. Dove vedi la chiazza vuol dire che ci sono stato io. Certo mi dispiace per Marcella. Così si chiamava, vero? Sì, così si chiamava. E lei cosa, Mariella? Com'era? Marcella. Ah, Marcella. Non ti preoccupare, Marcella. Completamente un po'. Sì, certo. Lei cosa, dico, com'era quando ti ha detto questa cosa al telefono? Non è che è facile dire certe cose. Certo. Come doveva essere? Triste. Triste no, ma felice sì. Vabbè, una felicità triste. Tipo Samba Patì. E certo, ma certo che deve essere triste. Fa scherzi. Guarda che lei era affezionata a me, sai? Guarda che lei era molto attaccata a me. Lei la botta la sta sentendo, sai? Guarda, Salvo, io di questo sono sicuro. Che la botta, lei, minchia se la sta sentendo. Io no, io ho avuto un colpo di culo, sai? Che non so se te l'ho mai detto, ma io già ero un po' che pensavo di lasciarlo. Sì, negli ultimi anni me l'hai accennato.
Tanto che l'unico terrore che ho è che magari lei adesso dice così, lo lascio, però magari tra un paio di giorni pia e ci ripensa. Che ci ripensa? Ma chi ci ripensa? No, no. Se da questo punto di vista stai tranquillo. Meno male, meno male, grazie. Ma, che se, ma ti pare che le donne sono come noi maschietti, che siamo dei buffoni, che lasciamo, prendiamo. Oh, le donne quando prendono una decisione, quella è la regola del chiodo schiacciachiodo, l'hanno inventata loro. Marcella già sarà in una camera d'albergo, chissà che. Ma fatti i fatti tuoi! Ma che fai il tour operator? Ma che sei geloso? Ma che io geloso di Gabriele! Marcella! Ma lo vedi che ormai proprio l'ho rimossa completamente, va! Io c'ho il terrore che la incontro per strada e non la riconosco, pensa come sto! Chissà quante volte ho incontrato per strada io Paola e manco l'ho riconosciuta, perciò. Meno male che c'ho le foto a casa, ora ci scrivo riconoscerla, vivo o morto a riconoscerla. Certo. L'unica cosa è capire perché. Perché? Vabbè, così a livello statistico, non è che... Metti che mi incontro la vita in diretta, so cosa gli devo dire. Mi hai detto, due persone si amano, poi si lasciano. Valla a capire perché si lascia. No, valla a capire perché si mettono insieme, salvo, quello è il problema. Ma io lo sapevo perché la stavo lasciando, ricordatelo, io lo sapevo. Non è che lo sapevi preciso. Vabbè, però girandoci attorno prima o poi avrei indovinato il motivo, caro mio. Ma no, così... No, così come ha fatto lei, da un minuto all'altro si alza, piglia e mi dice è finita. Ma che ti pare che come se così si fa giusto? Ma lei mi doveva chiamare 5 giorni fa, mi doveva dire, senti, io ho intenzione di lasciarti, va bene 3-4 giorni, una settimana, no, così tutta assieme. Ma che è preavviso, sa, ma che dici, ma che fa, scherziamo? Ma smettila. Ma scherziamo? Ma poi fammi capire una cosa, mamma, telefona a te per lasciare a me? Telefona a te per lasciare a me? Ma perché che è stata fidanzata con te, è stata fidanzata con me? Onestamente? Qua ha sbagliato, è vero, ha ragione. Lei doveva telefonare a te, dopo tutti questi anni doveva telefonare a te, si è rivelata una persona non corretta. No, si è rivelata una persona squallida, come a sua madre, tale figlia, per questo io combattevo la madre. Ho sbagliato pure io a rispondere al telefono. Vabbè, mamma, a te ti arriva il numero, non è che ti arriva il motivo della chiamata. Ho sbagliato, ma poi stai scherzando, si è divorzato, la cosa è squallida. Una persona squallida, ti posso dire una cosa, mamma, meglio così. No, ti dirò di più, Salvo, meglio ora che non dopo, Salvo. Bravo, ma poi stai scherzando. Ti sei salvato per un pelo. Ma me la stavo sposando, mi sono salvato sull'altare. Dovresti essere felice. Guarda, dentro di me c'è una festa. Non ti invito perché non c'è spazio, ma sono contentissimo. Ma scherzi. Mamma mia. Ma così. Ma che si scherza? Eppure che venisse ora e mi dicesse, sai, ci ho ripensato, le direi no, cara mia, no. Ora mi è rimasta una settimana libera dopo le eschimesi. Bravo, bravo, ma è fastidio. Però la motivazione la voglio sapere, un po'. Io la motivazione la voglio sapere. La motivazione, non è che deve esserci per forza una motivazione. Ah, sai. No, ora uno dopo 5 anni piglia e se ne va così, senza dare una motivazione. Ma perché tu non lo stavi facendo? Vabbè, che c'entra, ma perché hai sempre queste domande, che c'entra? È diverso, io sono un uomo. E che significa? La regola dice che l'uomo c'è un aggiornamento, poi te lo mando. Ma lei una motivazione me la deve dare però. Lei non ti deve niente, sa, la cosa la cosa bella in amore è questa, che te non ti deve più niente. Non c'è, tu devi fare finta che Marcella non c'è più. Ah, certo, ora Marcella è morta. Che c'era prima? Ora Marcella è morta. Non è morta, ma è come se fosse morta. Infatti in questi casi si dice proprio che uno deve elaborare il lutto, perché è come se fosse morta Marcella. Con una differenza, lo so che non è morta, c'è una differenza. E certo, perché una persona che muore, muore per tutti. Invece, Marcella è morta per te, per quelli dell'albergo comincia a essere viva. Ora io agli amici che cosa gli dico? Che mi ha lasciato lei? Perché? Che male c'è a dire agli amici che uno è stato lasciato? Cortesia, ma poi cominciano, poveretto, a me tutte queste cose, non mi piace, sto pietismo, a me mi dà fastidio. No, Salvo, tu non lo stai facendo per questo, tu non hai pietismo che hai paura di dirlo agli amici, te hai orgoglio, perché io lo so. Tu non è che non vuoi dire agli amici per pietismo, ho l'orgoglio, ma tu così, ma così vittima dell'orgoglio sei? Ma così piccolo sei? Ma veramente sta delusione mi devi dare, ma così piccolo sei? Mi infilo sotto le porte, non mi vedi?
È il problema di dirlo agli amici, il problema di dirlo all'amico, provinciale. Ah, gli amici capiranno. Comunque, se il tuo problema è questo, vai dagli amici e, che ne so, inventi una scusa. La prima cosa che mi viene in mente, che ne so, gli dici che sei stato tu a lasciare a lei. Che pare che non si veda quando uno viene lasciato. No, non si vede. Non si vede. Qualcuno non lo vede. Ah, ma solo un cretino non lo vedrebbe, dai. Vuol dire che sono stato fortunato, sai? Che cosa? A lasciare Paola, dico. Ah, sono fortunato, bravo. Anche se tu, in un ragionamento, non fai. Tu non stai capendo bene com'è la situazione. Tu stai sottovalutando le femmine. Tu sei un ingenuo. Perché tu, in questo momento, che cosa stai pensando? Stai pensando che lei ti ha lasciato perché non ti ama più. Vero? Bravo il mio ingenuotto. Non è così. Tu sottovaluti le donne che hanno una cosa che noi maschietti manco ce la sogniamo, il sesto senso. Fidati di me che sono tornato nella foresta. Tu in questo momento pensi che lei ti ha lasciato perché non ti ama più, invece no, la cosa è più perfida. Lei non è che ti ha lasciato perché non ti ama più, lei ti ha lasciato perché ha letto nei tuoi occhi che tu la stavi lasciando. E allora che cosa ha fatto la femminuccia? Ti ha anticipato, ti ha rubato l'idea. Perché l'idea di lasciarla era tua. Mia. Io avevo avuto questa idea. Ma lo vedi, ma lo vedi come sono? C'ho le idee, ma non riesco a sfruttarle. Lo vedi come sono, papà? No. Ah, no, papà, ora ti faccio vedere io. Ora ti faccio vedere io. Questa è la volta che ti faccio vedere io. Ora, papà, ora la chiamo e le dico che lei si deve rimettere con me, così poi io lo lascio. No! No, se tu vuoi avere la soddisfazione da maschietto di essere tu a lasciare lei, devi essere più cattivo, più perfido, come soltanto io ti posso insegnare, grazie alla foresta. Tu la devi chiamare. Chiamala, fai finta che non ti ho detto niente, la devi fare ritornare con te e tu poi la lasci. Ma per farla tornare con te, devi seguire il mio consiglio. Chiamala, fai finta che io non ti ho detto niente. Le dici picciolina mia, caccolina mia, come la vuoi chiamare? Ma poi, per farla tornare con te, le devi dire una cosa che tutte le donne ci cascano. Non ce n'è una che resiste. Le devi dire, ti amo. Lei si rimette con me? E tu poi la lasci? Certo. Certo, certo che la lascio, io la lascissimo, non la lascio! Va. Prego. Ma che le dico, ti amo così a volto scoperto? Ma ah, dai, non fare il solito, vai! Non lo dico a nessuno che hai detto ti amo alla tua fidanzata, dai! Dai, non glielo dico mai. Non glielo dici mai, non esagerare ora, dai. Ma sì, io l'ho detto l'ultima volta 5 anni fa, quando ci siamo messi insieme. Cioè, tu hai detto a lei 5 anni fa, ti amo, e poi non gliel'hai detto più. Oh, se cambio idea l'avviso io, non è che posso ripetere ogni giorno sempre le stesse cose io, va. Allora, tu vieni a mangiare a casa mia ogni giorno, io ogni giorno ti do l'indirizzo. Se cambio casa ti avviso. Va. Ma che c'entra, Salvo? Va. Ma che c'entra? Ogni giorno le stesse cose. Ma Salvo, ma che c'entra? Ma lo sai che le donne sono diverse da noi, che non ci capiremo mai per questo motivo, le donne sono diverse, le donne pretendono affetto, pretendono le coccole, pretendono fedeltà, sono Salvo. Assurde, le femmine sono rimaste mammifere, sono rimaste mammifere. Che ne sanno che noi siamo cacciatori? Che ne sanno?